Ma bentornati a Del Metal, il nuovo solo challenge, madonna! Siamo ancora su Pokémon Rosso Fuoco e questa è la seconda solo challenge che prevede l'utilizzo solamente di Sfill, Sileo e Warrain, madonna! Mia tutte e tre insieme, ovviamente, perché è la solo challenge. Ma una alla volta che si evolverà, una alla volta, Spam Rosso Fuoco contro tutto il gioco, madonna, quindi i cosiddetti Eggfish, madonna, un meme leggendario del canale, ragazzi. Se non sapete cos'è l'Eggfish, ma potete anche spararvi in testa, madonna. Il socio. Allora, guardate, ve l'ho detto che queste sfide qui le faccio solo sui titoli originali. E sì, ragazzi, però vedete, per un discorso di ottimizzazione ho generato una delle regole che è disponibile in questa sfida qua, nonché quella di poter usare le caramelle rare extra. Se in certi punti dove è estremamente difficile farmare ci farebbe perdere veramente troppo tempo. Quindi come primo strumento ci sono queste, che ovviamente non devo mia vendere, ragazzi, cioè me le tengo giusto per ottimizzare certe cose. Allora, ragazzi, qui useremo solamente Sfill, Sileo e Warrain, che comunque sono dei Pokémon molto validi, ragazzi. E ovviamente, vedete, il chiosco è già stato generato, che tra l'altro stiamo rifacendo il revival 2024 di Bits and Pieces in live, quindi vi consiglio di guardarlo, madonna. Ma vediamo un po'. Qui c'è Bulbasaur, ma io non voglio lui, perché è già stato stuprato da Heracross, che ovviamente vi ricordo di guardare, ragazzi, è la prima solo challenge che con cui sono tornato di recente. Charmander, no, di certo. Hai sentito qualcosa, ragazzi? Oddio, qui andrebbe messo a tutto volume. Certo che lo prendo. E ovviamente, quale non nome migliore se non il grande Eggfish, cazzo, madonna. Finalmente lo possiamo usare, ragazzi, finalmente è entrato dentro. Ma entra dentro, perché ora mi sa che bisogna già fare una modifica. Ora, attenzione, vediamo se ho già le ossa giuste. No, ragazzi, questa è totalmente sbagliata. Diminuisce attacco speciale, aumenta difesa speciale. No, ragazzi, l'attacco speciale ci serve tantissimo. Noi dovremo mettere una natura neutra. E ora lo facciamo subito, ragazzi. Tic Fat c'ha solo stabilità qua, che comunque è molto utile perché dimezza addosso i danni del fuoco e i danni del ghiaccio, che comunque già di suo il fuoco ne acquisisce la resistenza, mentre il ghiaccio, ragazzi, madonna, già ci fa un quarto, diventa un ottavo di resistenza. Dio buono, ragazzi, che sbomba e fa questo. Questo controllore lei se la gode, madonna. Quindi ora cambiamo subito la natura e possiamo andare avanti, madonna. Assolutamente, perché ora poi vi ridico tutte le regole. Allora, eccolo qui. Facciamolo immediatamente. Guardate l'Eggfish come si destreggia nel Game Boy Advance, madonna. Ora, questo Eggfish, ragazzi, non è uscito con le vostre proposte, ma ovviamente era una di quelle run che andava fatte immediatamente, ragazzi. Poi dopo c'ho per ora la richiesta del Viper che prevede di usare solamente Scyther e Scizor, che quello, ragazzi, è un macello allucinante. Nonostante siano due Pokémon ottimi, ma Dio buono, ragazzi, da come sapete bene, non ce la può fa', veramente, in nessun modo, né Scyther né Scizor su Pokémon Rosso Fuoco, Verde Foglia, addirittura Smeraldo, Rubino e Zaffiro. Perché? Perché Dio buono è parte con Brock, cioè Scyther, ma che cosa vuoi che faccia? Proprio zero, non riesce neanche a avere mosse giuste contro di loro. Si evolverà al 30 in Scizor e quindi Ova. E poi c'è anche Blaine, poi c'è anche porca puttana. Su Smeraldo è ancora peggio perché c'è Fiammetta, di buono, e quella spara vampata che toglie 150 e fa anche il sole, Dio Cristo. Assurdo, ragazzi, assurdo. Allora, qui mettiamoli la Quirky, che è una delle 5 abilità neutre, che non aumenta né diminuisce niente, perché il magico Eggfish, ragazzi, non ha di certo bisogno di... Ah, Hidden Power Grass, 42 di potenza. Non è neanche brutto, tra l'altro. Allora, l'IV, ragazzi, 8-8 in PS, attacco e difesa. Insomma, Mentre invece attacco speciale 26, buono. Difesa speciale 29, buonissimo. Velocità 25, anche se lui è lento, ma comunque, dato che noi possiamo mettergli nature che aumentano la velocità, può essere anche buono. E vedete,
Jagdfish, ragazzi, sono dei Pokémon che puntano abbastanza su PS. Gli attacchi un po' meno, mentre difesa speciale sono quasi equilibrate. L'attacco speciale è leggermente più alto e la velocità molto bassa, ragazzi. Quindi il suo problema sarà più grosso sarà la velocità, madonna. E ok, l'abbiamo generato. Ora lo ficchiamo dentro. Certo è salvo, Dio buono. Ma salvo sì, madonna. Ma certo è salvo. Allora, nel mentre vi dico brevemente le regole, ragazzi, perché queste sono delle versioni delle vecchie Dark Horn leggermente modificate per consentire di dare un po' spazio a tutti nelle solo challenge, perché in passato, ragazzi, quando le facevo, c'avevo delle regole veramente troppo brutali e non potevo farle con tutti quanti. Proprio zero, madonna. C'era veramente una chance piccolissima di poter vincere, madonna. Infatti, come vedete, in alto a sinistra c'è il death counter, ragazzi, quindi conteremo le morti che faremo. La Legfish è pronto, oddio buono. Ah, e poi ovviamente non mi ricordavo questa ossa, ragazzi. Avevo fatto una run di test piccolina proprio, giusto fino a Misty. Vedete un po' come se la cavava Legfish. E io non mi ricordavo che per questi Pokémon che non sono presenti già adesso, il rosso fuoco e verde foglia serve il Pokédex nazionale. E quindi non mi serviva la grande Legfish. Non ce la poteva fare al 32. Livello magico dell'evoluzione. Allora, parte un po' per Snowcrawl, Water Gun e Defense Curl. Parte con un mosso abbastanza buono rispetto a tanti altri. Vedete, è già più lento. Però, boia, qui Legfish lo distrugge, madonna. Attualmente, il chiosco è già stato fatto fuori un'altra volta. Allora, le regole. Cure PS e status banditi dentro il fuoco delle lotte. Allora, probabilmente in futuro, ragazzi, perché sono morti totalmente deficienti che non hanno senso. In queste battaglie contano più che altro le morti legit dentro le battaglie. Ma quelle per il veleno fuori dalle lotte probabilmente lo toglierò. Perché comunque anche in futuro in Pokémon l'hanno fissata sta cosa, che rimane comunque a un punto vita quando il veleno cerca di farti fuori dalle lotte. E incorre, questo fa ripetere le mosse all'avversario, però non mi viene in mente nessuna applicazione utile. Piuttosto, in sfide del genere, bisogna togliere tanto. Bisogna. Perché, ovviamente, anche in base alle regole, vieto tante cose. Quindi, ora le leggiamo. Poi, l'uso di ball nelle battaglie consentite. Perché, ovviamente, ci possono essere situazioni che non posso attaccare l'avversario, magari per Destiny Bond, per certe cose. E quindi, o anche se capitano, che ne so, delle Shedinja in certe situazioni, insomma, roba del genere, che mi conviene invece saltare dei turni invece di usarle. Oppure quando entrano per sbaglio scavi di MN che non possono attaccare e devono essere fatti fuori. E magari hanno tutte mosse di che lo possano fare, capito? E non possano fare altrimenti. Poi, vabbè, fortunuovo consentito a chi ha esperienza lenta e fluttuante. Ma tanto, bene o male, posso stare qui. In certi punti precisi, andavanti con le caramelle rare, che appunto sono consentite, come vediamo più avanti nelle regole. Vabbè, le schiavi del bene consentiti, solo che non devono lottare. Magari tante volte le obbligo a lottare contro l'Eggfish. Invece, se proprio non riescono, cerchiamo di usare le ball al loro turno, così almeno saltano il turno. Certo, non in tutti i giochi è possibile farlo, però in quelli ufficiali quasi sempre. Allora, ah, ovviamente. Oh, questa regola non la bandisce nessuno, Madonna. Non la bandisce nessuno nelle hardcore Nuzlocke in generale. O comunque nelle solo challenge, in quelle che comunque dicano che siano sfide difficili. Certo. Le mosse in span di precisione, attenzione. E le cure DPS sono bandite. Tra parentesi, tranne quelle che fanno anche danni, come Giga Drain, Octazooka, eccetera. Difatti, oh, ma stiamo scherzando? Cioè, a me basterebbe spammare doppio team. Mi basterebbe spammare riposo, ripresa, capito? Queste mosse qua, ragazzi. Ma volete mettere anche usare solamente un riposo in momenti tattici alla Lega? Ma quante magane ci toglie, ragazzi? Cioè, quante magane ci toglie? Ne mettiamo anche la bacca, volendo, che lo sveglia. È già bella e finita la Lega, capito? Cioè,
Ovviamente vi consiglio di guardare. Oh, qui ci sta andando bene con i Weedle, madonna. Perché questi ci avvelenano, Dio Cristo. Qui c'è sempre un rischio prepotente di morire. Tra l'altro siamo abbastanza lenti. Oddio, attenzione. Ok, non hanno abbizzato, madonna. Allora, ce ne dovrebbe essere un altro a fine bosco. Ok. Qui ragazzi era già morti con Heracross perché ci ha avvelenato. Ma non dentro, ma fuori dalla lotta. Quindi qui ne approfitto. Sono stato graziato dall'RNG ogni tanto. E quindi torno indietro e devo fare sta cosa. Devo curarmi. Ragazzi, le morti sono abbonate, perché Dio buono. Avete visto la scorsa solo run con Heracross, madonna? Ora, nessuno mi ha commentato il finale che è stato mega epico. Io non so che cazzo è successo. Va bene che dura tanto, però. Vi siete solo fermati all'inizio, forse. Però, Dio cane. Sembrava ci avesse la run in mano, ragazzi. Arriva alla fine gioco che se l'è sudata un botto per finirlo. Porca puttana, ragazzi. Ora non vi dico altro perché magari per chi ancora non l'ha vista tutta. Oddio, ha congelato, perché ovviamente Pope Snow c'ha il 10% di congelato, se mi sbaglio. Quindi vedete, per essere una mossa a inizio gioco con questa meccanica qui è incredibile. E ovviamente non è di certo il congelamento che c'è in prima gen, che quello era rottissimo, madonna. Qui dopo un tot di turni ti puoi scongelare anche se non subisci mosse fuoco, eh? E certo. Il grande Sammy che lo faccio fuori con la potenza Leg Fish. Ora, tra l'altro, Leg Fish qui non dovrebbe neanche aver bisogno di farmare, ragazzi. Perché ovviamente sappiamo qual è la prima palestra. Però attenzione, perché noi siamo ghiaccio acqua. Questo vuol dire che potremmo morire contro le mosse roccia, ragazzi. Se non le shot tutti. A parte dovrei farcela, però non si sa mai, Mi sembra c'ho 55 di attacco speciale. Qui si impara Ice Ball, ragazzi. Questa è una mossa come rotolamento. Toglie 30 e c'ho 90 precisione. E mi forza a fare questo. Però, ragazzi, occhio, perché raddoppio di potenza ad ogni turno e c'ha già lo stabino, capito? C'ha già praticamente toglierebbe già 45 al primo turno. Il secondo turno toglie 90, eccetera, eccetera. Non c'è verso di potenziarla tipo con il scudo eccetera. A parte che sappia io, ma non c'è una combo segreta per farlo. Come il scudo, appunto. Ci sarà molto utile, più che altro anche per non sprecare PP, capito? Perché comunque una volta è parte non ti fa sprecare PP. Dura 5 turni e poi si resetta il danno e si resetta il turno. Dio boia. Allora, ve l'ho detto, consentire caramelle rare per farmare esperienza, ovviamente. E comunque un minimo di allenatori devo cercare di farli fuori, ovviamente. Però in situazioni iniziali, tipo il bosco smeraldo, tipo queste robe, ovviamente mia tutti ce la fanno a farmare 4 giorni per cercare di arrivare a 14. Per far fuori i Brock, eccetera. Che comunque è uno scalino incredibile in questi titoli, ragazzi. Veramente tanto, perché veramente pochissimi Pokémon riescono a farlo fuori decentemente. E anzi, tanti, tipo Scyther, eccetera, non hanno minimamente possibilità. Tra cui tantissimi Coleottero. Quindi, veramente un bordello. E difatti, ragazzi, ora, non fate una baci. Se mi fate delle richieste, me le fate in questi video, sotto nei commenti. In questi video ufficiali delle solo run. Ma non me le dovete fare 100, ragazzi, in un commento. Ma ne fate una. Quindi scegliete bene la vostra proposta. Perché ve ne consento una per episodio, ragazzi. Ora, io cercherò di farle il più possibile. Sono run comunque abbastanza impegnative, difficili e lunghe. Quindi non posso farle tutti i giorni, se no mi esplode la testa. Perché anche a me mi esplode. Perché sono run lunghissime. Comunque il livello ce l'abbiamo a 14. Poi ancora continuiamo con le regole. Le sfide si concludono nella sala d'onore, post in game facoltativi. Attenzione, questo vale sia per le seconde gen e per tutte le altre, capito? Io mi sono anche curato, madonna. Bandito avanzi e conchinella. Gli altri held item, bacche, tranne le bacche consentiti. Posso usare tutto tranne le bacche e avanzi e conchinella. Però attenzione, perché questa è una regola che probabilmente modificherò. Perché, ragazzi, porca troia, c'è sempre il problema grosso della Lega, capito? Mi sa che avanzi sarà consentito, perché veramente
anche con quello sarà estremamente difficile vincere lo stesso, specialmente contro certi Pokémon. Per esempio, l'Eggfish sappiamo che è debole alla roccia, al tipo elettro, al tipo erba e al tipo lotta. Porca troia. Bisogna stare estremamente attenti. Allora, contro il tipo erba si può difendere perché c'ha lo stab ghiaccio, ragazzi. Infatti avete visto, c'è sempre lo starter. Qui attenzione, ma che nabaccio è stato, madonna, sei anche più veloce. Ma perché come hai fatto roccia tomba? Ma sei stupido, madonna. Mi potevi togliere anche metà vita, forse anche di più. Idiota. Coglione. Il serpente coglione di roccia. Ma hai sprecato le tue occasioni di fermare sta run, madonna. Intanto l'Eggfish è ancora morto. Ha passato il bosco stronzo in Dern. Madonna, grande. Qui tra l'altro ci dà roccia tomba, che se non mi sbaglio si può anche imparare. Fammi vedere. Che però stranamente a questo poco mi serve poco, ragazzi. C'ha delle coverage che bypassano l'uso del tipo roccia, madonna. Però gli toglierei defense card, tanto comunque non mi serve mai. Rotolamento mi sembra che non lo impari nel Musset. Vieni qui, Eggfish, perché... Ringrazio Alpha Dingodile che mi ha modificato il verso di questi Pokémon, madonna. Per renderli più me possibili, difatti. Sentite? C'è un piccolo verso dell'Eggfish. Quello che vedete su Game Boy. E ovviamente ogni Eggfish sarà il suo. Allora, vi sto dicendo una cosa. Fatemi le proposte, ragazzi, dai. Dati da fare nei commenti. Non proponetemi il gioco, ragazzi, perché quello li devo scegliere io. In base al Pokémon, perché ovviamente... Cioè, io vi potevo portare anche la run del Viper donativa di Scyther e Scizor su Rosso Fuoco, ma non ha minimamente senso, perché non ce la può fare, ragazzi. Ma nemmeno se arriva al 30, probabilmente, riesce a fare Brock in Denne, porca troia. Cioè, non avrebbe minimamente senso, e poi c'è anche Blaine, eccetera, perché ovviamente poi... andrà evoluto in Scizor. E Scizor, ragazzi, non può neanche apprendere mosse terra decenti per far fuori tipi fuoco. Quindi qui veramente qui subirebbe un macello allucinante, madonna. Invece di stare a raspare 100 giorni su Rosso Fuoco, Verde Foglia e Esmeralda, che è ancora peggio, perché anche quello parte con la palestra roccia, che forse è anche più difficile di questo, perché c'è Nose, passa, c'è altre robe, c'è anche le bacche. E poi c'è Fiammetta, madonna. Cioè, dovresti aspettare forse Volver e Scyther. Comunque, insomma, lì ho deciso io di farla su Cristallo. Quindi la prossima run sarà questa qui di Viper su Cristallo, madonna. Perché lì almeno c'è leggermente più permissività per questi Pokémon, capito? Quindi dipende che Pokémon scegliete, cambio il gioco in base al Pokémon, capito? E poi ovviamente, cazzo, questo potete decidere voi di farlo in privato, di farlo nelle live, che tanto siamo sempre in live, ve lo ricordo. 20:30 su YouTube e Twitch multistreaming nello stesso momento. Quello, ragazzi, se mi fate una donazione che ho scritto il Pokémon o i Pokémon in questione con l'evoluzione eccetera, io do priorità alla donazione, ovviamente, rispetto agli altri. E che cazzo. Poi non andrò effettivamente in ordine, magari in base alle richieste, ma comunque in base a quelle più accattivanti. Perché se uno mi propone Caterpie, Diocane, è lì che devo fare io, ragazzi, cioè, capito? Ovviamente do priorità a Pokémon più sensati, madonna. Se ne parla ora. Comunque qui, ragazzi, per l'Eggfish all'inizio del gioco non vedo neanche troppa difficoltà. Il problema arriverà probabilmente molto più avanti. Eccoci qua, l'ho detto ora. Qui bisogna farlo fuori subito, eh. Ok. Vedete, il nostro problema è la velocità, ragazzi. Poi qui ce lo diminuiscono anche. Il nostro problema grosso sarà molta velocità, quindi... Allora, qui ce lo dobbiamo fare resistere. Giusto? Sì, abbiamo 26x4, madonna, ce lo dovremmo fare. 26x4 meno 1 ce lo dovremmo fare, madonna. Ce la dovremmo fare... Ce la dovremmo fare. Che cazzo lo dico, non me lo ricordo più. Dicevo, bandito avanza e conchinella. Ma... Cioè, Heracross ha fatto un botto di fatica nell'endgame lui, ragazzi, che si è asfaltato il gioco. Ed era parecchio anche overlivellato. Madonna.
Quindi se ce la fanno male anche i Pokémon già potenti, figuriamoci quell'altri, capito? Avanzi consentirebbe un minimo di salvarsi, probabilmente anche per bandire tutte le cure, eccetera. Perché io potevo star zitto, ragazzi, eh? Cioè, io potevo far finta di nulla. Ficcavo dentro le bacche. Ficcavo dentro riposo, ripresa, eccetera. Nessuno avrebbe detto niente. Mentre invece se bandisco questa roba e bandisco avanzi, oppure potrei usare avanzi, la gente potrebbe rompermi i coglioni perché uso avanzi. Cioè, ma che cazzo, madonna. Ma come cazzo ragionate, Dio, mano. Per fortuna mica tutti lo fanno. E che fish, ma... Dillo a te come si gioca, stina baci, diavano. Allora, qui ovviamente vi conviene usare il più possibile Pop the Snow. Perché... almeno c'è un rischio, o meglio, c'è una possibilità di congelare qualcuno se sopravvive, madonna. Allora, qui c'è uno spirito da 14 che io lo brutalizzo. Oh, via, abbiamo un Pokémon che non è neanche troppo potente per il momento. Forse riusciamo a prendere Spearow senza problemi, Quindi andiamoci subito, magari se no si overlivella troppo. C'ho già un'idea di Musset definitivo. E tra l'altro fa morire da ridere perché le sue mosse che imparerà, ragazzi, non tutte mi servono per forza. Infatti ci sarà forse l'ultima mossa che non mi serve mai. Infatti sarà interessante sta cosa qua. Ovviamente se c'era la possibilità di curarsi, cazzo, mi ficcavo riposo, ragazzi. Sarebbe stato fondamentale quella mossa lì. Vedi come bulka questo? Qui bisogna usare Ice Ball. Sì. Quindi vedete, situazione del genere, devo stare attento. Allora, quindi andiamoci a curare subito. Qui pigliamo le bacche, anche se le piglio uguale, perché tanto le uso. Anche sta ossa di usare le bacche, tante volte ti salva una partita, ragazzi. Madonna, ma vogliamo scherzare? Ma vogliamo mettere? Tante volte ti salva. Non è PJ? No. È lui, ragazzi. È il grande Spiro, perché qui mi sa che faccia fuori. Proviamo questo. Sì. Qui devo andare di Poeball, quindi fammi salvare subito, perché... ci ho limitate, almeno non si perdono nel dubbio. Eccoci qua. 7. Forza, forza! Ok. Meno male, lo segno nel Pokédex. No, non siamo nella Master Quest. Ok. Lui ci serve in futuro. Va bene. Ora, ragazzi, il bello arriva quando andremo da Misty, madonna. Perché finalmente... non ci romperà coglione sto giro. Però ragazzi, attenzione, perché ovviamente per tanti Pokémon il problema sono le loro controparti, madonna, i typing. Perché tante volte non riescono a counterarle bene. Oddio, Body Slam, ragazzi, questa è una buona mossa da avere così presto. E tra l'altro io mi sa che ficco al posto di roccio tomba. Attenzione, perché Body Slam io me l'ho dato lieve 80, invece toglie 85, quindi ancora meglio. E l'unica mossa fisica che abbiamo, quindi ebbene sia potente, madonna. Ebbene sia potente e che non fallisca mai. E c'è anche il 30% di paralizza. Ora, sappiamo che più avanti troveremo forza segreta, che può emulare lo stesso effetto ma toglierà 70, Se nei luoghi chiusi e basta. Ice Ball qua. Ripeto sì, madonna, già devo ripeterlo. Oddio, l'attrazione, quindi fa contatto, E non avrebbe neanche senso, perché comunque è una mossa a distanza. Vedi, questa mossa qui... tante mosse fanno contatto e non lo possiamo sapere. Questo va saputo dal codice, madonna. O dalle wiki. Ora, qui attenzione, c'è Manimite, ma a parte non dovrebbe avere mosse elettro. Però spamma Sonic Boom, io sono lento. Li tolgo pochissimo. Quindi devo stare attento, madonna. Devo stare attento, quindi vedete... in base a Pokémon, piano piano impareremo i counter perfetti che si trovano dentro il gioco, tutti i trainer, e potremo anche evitarli, perché non ci abbiamo mai l'obbligo di affrontarli tutti, ragazzi. Ovviamente più gente si affronta e meglio è per noi, però non voglio rendere neanche la run troppo biblica di tempo. E quindi sarà un casino anche per prendere i valori nascosti, madonna.
Io non mi ricordo dove si trova. Idem power in questo gioco qui. Vedi, qui per esempio è un abbizzato ma paralizzato. Hai visto? Quindi qui mi sa che devo tornare indietro perché già siamo lenti, la paralisi qui non ci vuole, perché sai. Più avanti avremo anche Voltorb, quella gente lì. Andiamo subito qui. Il grande Eggfish ciccione, madonna, con Tick Fat. Tick Fat doveva metterlo a Pikachu, madonna, col vecchio sprite. Va bene, io continuo a congelare gente, madonna. Quindi le caramelle rare anche sulle chiappo. Allora, vedete, sto cercando di far fuori più gente possibile, perché almeno ne approfitto, ovviamente, per essere di livello, ma anche per prendere le IV, madonna, perché sai, ci servono il prima possibile. Dagfish che tra... Allora, tra 11 livelli succederà l'osa degna. Ci avremo l'evoluzione. E poi, ragazzi, diventerà un Meteor Warren, che avrà 530 di statistiche. È tanto, ragazzi, è come se fosse uno starter, madonna. Allora, qui, ragazzi... Qui vado di Ice Ball, perché... Non è da sottovalutarlo. Tutto dopo ti faccio fuori. Vedi, fa tutte queste ose... E in tre turni ti fa fuori, se fa... Se facesse... Ecco qua. Un po' bellissimo che questa gen... badai l'altro. L'osso buono, vedete, che mi vale in tutti i turni, quindi... Lo potrei usare vantaggiosamente, tipo alla Lega, in punti del genere. Il problema è che fallisce, ragazzi. C'ha 90 precisione. E se fallisce in certi punti, l'abbiamo visto con Heracross, che cazzo può succedere, madonna. Succede la mega catastrofe, quindi... Porca puttana. E ovviamente, ragazzi, per i Musset che può imparare, a parte Curse come mossa uovo, che sarebbe stata fighissima, ragazzi. Sarebbe stata veramente figa questa mossa qua. Lo salverebbe anche per i punti critici che penso arriveranno per questo Pokémon. Che ora non ve le dico, perché sennò che cazzo di motivo avete per guardare. Oddio. Oddio. L'Eggfish ti fa fuori a son di ghiaccio nel viso. Allora, furto mi sembra che non lo impari. Però dicevo, non impara neanche mosse di boost, Utile ovviamente, tipo calmamente, che cazzo ne so. Quelle che aumentano gli attacchi non le impara, ragazzi. Impara solamente Riccio Scudo. Sì, che comunque, insomma, in posti difficili non abbiamo tempo di usarlo, ragazzi, cioè. Non abbiamo tempo di spammarlo. Bisogna resistere con danni. Tiff mi sembra non lo impari. Che qui tra l'altro è speciale, potrebbe fargli anche comodo. Ma... No, non parlo Spirov. Vaffanculo. Sì, bah, che poi lo devo anche scambiare, figurati. Se glielo do anche più degno di mosse. Ice Ball qua. È ganso che qui cambia anche l'animazione di queste mosse. Rotolamento, eccetera, si ingigantiscono. Uè. Ora, tra l'altro vi ricordo ovviamente, come sempre, che queste sono run dedicate solamente ai video di YouTube. Non sono live, anche se sembrerebbero, anche se sono grosse come delle live. Ma per chi le vuole fare integrali, proprio da distruggere i miei seguaci, madonna. Che già col primo episodio sono distrutti, poverini. Oh, ragazzi, sono mattonate. Vanno recuperate in più giorni sicuramente. L'importante è che lo facciate. Vi saranno utili quando andrò offline, quando non sono in live, capito? Le potete approfittare anche le sere lì. Certo, non è uguale come avere l'interazione in tempo reale col content creator, ma è lo stesso? Ma è lo stesso? Allora, qui c'è Raticate. Oh no, non c'è ancora qua. C'è in prima gen, mi sembra. Però qui c'ha già Iperzone, rompecoglioni. Oh no, c'era quell'altro. Ok. Ok, Eggfish. Allora, perché ho scelto Bulbasaur come starter rivale? Perché ovviamente Squirtle non ha senso, ragazzi. Non ci può fare praticamente nulla. Charmander ancora meno. Squirtle è l'unico che ci può fare super efficace. E ragazzi, attenzione, perché Venusaur non è neanche così lento, Siamo più lenti noi. Attenzione, grande Clefairy. Siamo più lenti noi, madonna.
Quindi se ci chiappa quello, ragazzi, ci può anche far fuori, eh. Però di controparte, vedete, l'Eggfish è forte perché non è il classico acqua che c'ha solo mosse ghiaccio in più, ma c'ha anche lo stab ghiaccio. Quindi può veramente rompergli i coglioni. Ok, facciamo questo. Sì, sì, tanto attacco specialmente, anche se è fisicamente, in qualche modo. Ma guarda che mosse belle che sono queste. Allora, vedete, a lungo andare, secondo me sono sottovalutato in queste sfide qua, perché a lungo andare, a meno che non arrivi gente con l'immunità, che capita dietro, che comunque queste mosse qui non ce l'hanno. Rotolamento e quell'altro non hanno immunità, che io ricordi. Forse mi perdo qualcosa. Mega pugno, mega calcio, vaffanculo. Legfish non vuole ste ose. Mega codata. Difatti impara anche codacciaio volendo. A che mi serve? A nulla. Mi serve proprio a nulla. A questo giro si gode, ragazzi, perché non è un Pokémon che attacca fisicamente. Cioè, lo può fare, ma gli conviene attaccare specialmente, perché c'ha leggero più attacco speciale, capito? Allora, qui, ragazzi, qui ragazzi, ovviamente, sappiamo che Misty ci droppa un importante MT d'acqua, perché lui per il momento non impara ancora mosse acqua, quindi è bene averla prima possibile. E qui vi dicevo, potrebbe avere problemi ad affrontare gente del suo stesso typing, perché non riesce a uccidere decentemente. Però io voglio provare Ice Ball in queste situazioni. Che succede? Quindi comunque che ghiacci acqua non ci sono, quindi non dovrebbero esistermi un quarto. Però vedete, anche fa fuori Shelders con mosse fisiche. Aurora Beam, molto bene. Questo toglie 65 e riduce l'attacco del 20%. Cioè, può ridurre l'attacco del 20%? O del 10%, non mi ricordo. Dell'avversario. Potrebbe essere molto utile. Bravo Eggfish, vedete, c'ha mosse decenti, comunque. C'ha mosse decenti molto meglio rispetto a tanti altri, Tail Whip. Va, tre turni. Però quello che arriva dopo e muore male. Allora, andiamo a curarci perché, sai, qui non è da sottovalutare, Allora, Staryu che potrebbe farci. Non mi ricordo se può confonderci, ma non credo che Staryu possa fare qualcosa di decente. Il problema è Starmie, ma tanto lui, a parte confonderci con Idropulsa, non può farmi a nient'altro. Cioè, non è che può fare che... Non ce l'ha confusione, se Dio vuole, perché comunque sarebbe stato... ragazzi, attenzione, perché Starmie qui è un po' molto forte da mettere subito, ragazzi. Un 520 è velocissimo, c'ha un botto di attacco speciale. Dio buono, Dio. E ci avrei messo gente più semplice, madonna, cioè. Gente un po' più semplice. Che già tipo acqua è forte. Ma non è imbattibile. Per esempio, il tipo ghiaccio dell'Eggfish. Sappiamo che il ghiaccio e roccia sono i tipi più scarsi di resistenze. Di resistenze nel rapporto di typing, oltre al tipo coleottero, ovviamente. Ho fallito? Non ho mia letta. Non ho mia letto. Si poteva andare anche di body slam, però sta mentando la difesa, capito? Va, super pozione, bravo, almeno l'hai sprecato su Pokémon più debole. Ora te l'ho sciotto. Vedi? Perché, ragazzi, non so se lo sapete, ma nelle battaglie più difficili in queste generazioni qua, l'intelligenza artificiale, guardate, l'intelligenza artificiale è più sviluppata. Praticamente la probabilità di effetti negativi su di noi è molto più aumentata, anche quella di fallire gli attacchi. Dio cane. E ovviamente quella positiva per noi è diminuita. Quindi Body Slam entrerà meno. Guardate, qui si sta complicando, Si sta complicando perché mi sto colpendo da solo, madonna. Perché ho fallito Ice Ball, hai visto? Di brutto. Hai visto? Madonna, ragazzi. Oh, eppure l'ho usata finora Ice Ball, non mi ha mai fallita, ragazzi, cioè. Avete visto la differenza? Questo ci toglie molto di più, quindi devo andare per forza i Body Slam, ragazzi. Comete, attenzione, madonna. Oddio. Il critico? Sono paralizzato, ci sarà una possibilità, ragazzi. È la prima volta il Eggfish, oddio. Devo già prendere il Death Counter. Qui ci è andata malissimo, ragazzi. Vaffanculo, sono morto contro i miei amici, madonna. Bastardi. Pezzi merda. Uno. No.
L'Eggfish è morto, è finita la run, ma grande Spiro ve lo fa fuori. E certo. In un altro sogno. Ma come comete? Ma sei stupido? E Critio. Fai perdere 400 euro. Ho aspettato a battere il rivale perché comunque volevo il mossone, però qui mi sa che... Ragazzi, vedete? Ho perso perché è andato male Ice Beam, cazzo. Sì, Ice Beam, magari. Ice Ball. Vaffanculo, Misty, guarda. Io ci riprovo, però. Voglio vedere cosa cambia. Avete visto? Basta fargli una cosa, eh? E va a puttane tutto. Totalmente scriptato. Difesa più 2, eh? Ora un cicasco di nuovo. Facciamo anche ripresa, madonna. Vai. Eggfish, spaccali la testa. Guardalo. Non ce la può fare. Ok. Madonna, ma che cazzo era quello? Io ci riprovo qui, eh? Ok. No, oh, madonna. Ma che è successo? Hanno spammato qualcosa che non ho visto? Doppio team c'era? Oddio. Ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ma che cazzo sta succedendo in questa battaglia? Oddio. Critio! No. E ovviamente non rimane fermo. Ma come due morti? Madonna. Ma come? Contro i miei simili? La battaglia più difficile. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Mi fai perdere tutti i soldi. Vai, allora ti fa fuori, eh. Ecco. Madonna. Il Metang. La run non è valida perché è stato Spiro. Si inizia già a vedere i primi spettri del Metang. Oddio. Nah, vacci della merda, madonna. Ma come faccio a perdere? Via, devo andare subito per di slam allora, dai. Va, super pozione. Oh, qui c'è andata un po' meglio. Però avete visto che fatica? Via, cerchiamo di paralizzarlo subito. È rotto il cazzo, madonna. È rotto, coglioni. Dio buono. Non è questo punto difficile della run, lo capisci? E invece qui sì. Vedete, tutto RNG, ragazzi. Che sta succedendo? Quello fa critici, confonde, rompe il cazzo. Che poco mette, non mi ricordo neanche se lo impara veramente. UPS, oddio. Lo ci faccio fuori anche adesso. Ma vaffanculo, Misty, vaffanculo, cazzo. Oddio. Ma come osi fare questo a Eggfish, madonna. Stupida troia. Dio cane. Madonna. Dammi tutto quello che hai e mettiti a peura. E ci rimani, per conto in culo, fai schifo. Guardate, Tori 60, 20% confonde. Una grande mossa, madonna. Una grande mossa. Sono rimasto male, ragazzi. Ma che cazzo era, madonna? Ma che cazzo era? Dio buono, Dio. Però sai, non è da sottovalutarlo, perché comunque qui c'è il rivale che incomincia a rompere coglioni. Perché... Va bene, noi abbiamo mosse anche più potenti. Guardate, la potenza del ghiaccio. Regia sarà contento. Vedi, lei mette subito questo e io devo fare subito così, eh. Siamo più veloci? Non l'avrei mai detto. Benissimo, madonna. Qui body slam. Ok. Sbobby. Chiosco ha chioscato tutto. L'ha chioscato tutto il pisello. Va bene, andiamo avanti. Perché qui, ragazzi, potrebbe essere una osa fatale, eh. Speriamo non succeda. Ma io nel test ero morto invece qui la prima volta, nel ponte Pepita. Cosa potrà mai succedere di così scandaloso? Lo vedremo. Intanto non avremo mai strumenti che potenziano la precisione dell'Eggfish. Cosa che non succede nelle future gen.
che lì abbiamo degli strumenti che ci consentono di aumentare la precisione anche di poco, ma salvano mosse come questa. Il che vuol dire, Dio buono, che sarei stato fortissimo con quelle mosse, con quelle affari lì. Certo, Legfish poteva farsi anche la run su Smeraldo, tranquillamente. Però ho deciso Rosso Fuoco, perché comunque è un gioco alieno per lui. Guardate, il ghiaccio è grosso! Il ghiaccio è grosso! Ma tu lo metti con riscaldamento, globale? Legfish va a puttane con il riscaldamento globale. Madonna. Ma che li fa a lui? Nulla. Non li fa nulla a lui. Una run di sensibilizzazione contro il riscaldamento globale. Fate donazioni e ci andrò a puttane. Eccoci qua, ragazzi. Questo è un punto difficile. Eh sì. Ecco, perché è veloce, madonna. E può fare il critico. Guarda quanto toglie. Non hanno fatto karate chop, ragazzi. E meno male non sono Warrain, che sono peso, madonna. L'edificio credo sia pesante per il momento. Un pochino sì, eh. Vedete, è cascato nel ghiaccio lì, che ha fatto? È cascato dentro il ghiaccio. Io ero morto lì, ragazzi, mi aveva shottato con un critico. A vita piena, madonna. Pigliamo attrazione, perché l'edificio è bellissimo. Ci fa un effetto magnifico sulla nostra psiche. Allora, fammi continuare. Poi queste run, ragazzi, non le faccio di seguito. Se vedete i dettagli è normale. Non è perché taglio, perché muoio, perché tanto sono già morto. Guardate, lo vedete da voi. Non ho da nascondere nulla. Ma perché delle volte non mi sento di registrare tutte di seguito. Quindi le registro un po' e poi le unisco. Unisco tutti i tasselli. Eccoci qua. Ragazzi, io penso... Qui avevo sbagliato totalmente, meno male. Ragazzi, io penso che... Gli unici sporacchi dell'Eggfish che mi vengono in mente sono i tipi lotta, ragazzi. Perché non ho contromisure contro di loro. Certo, mi posso fare danno normalizzato col tipo acqua, che sarà anche grosso. Perché ovviamente li metteremo surf, la sua mossa definitiva. Ma non credo basti, perché non si può boostare sto Pokémon. Quindi... Non ha neanche l'attacco speciale mega elevato, ragazzi. Quindi lì saranno dolori, eh. E infatti, non mi ricordo se trovo Pioggia Danza, devo controllare. Ma Pioggia Danza mi sa che sarà un setup che andrà messo a Legfish, eh. E tra l'altro dovrà farlo in dei punti strani. Che mi ricordo, se mi ricordo bene, dove ci sarà gente che li farà super efficace subito. Mentre fa questi setup, quindi deve stare molto attento. Vedete, anche Slowbro e quella gente lì... Sarà molto difficile farla fuori, ragazzi. Ci potrà veramente far tanto male. E quindi... Capito? Non sembra, ma... Gli sporacchi in questa run ci sono, eh. Ci sono e... Ne potrebbero uscire di inaspettati come, come è successo con Heracross. Via, qui continua a rompere coglioni. Dall'altro, velocizzando non si sente il verso epico. Ma tanto l'abbiamo capito. Che dice Eggfish. Ora poi lo risentiamo a volume elevato. Anzi, possiamo fare anche così. Andiamo subito a vederlo. Sentiamo. Ah già, non c'ha come quello di Smeraldo. Si sente quello più degno, vabbè. Questa. Oh, tra due livelli si evolve l'Eggfish, madonna. Grande, non hanno dovuto usare caramelle rare per ora, bravissimo. Sicuramente verranno usate prima della Lega e... Ragazzi, non la sottovaluterò a sto giro come ho fatto con Heracross, eh. Ora, questa non mi serve, perché Body Slam è più forte. Per il momento. Cazzo, ve lo dico, me lo ricordo più. Non me lo ricordo più, non me lo ricordo più. Madonna, è una run piena di robe da dire. Aiuto, aiuto, la run è troppo epica. La run è troppo epica. Niente, io vi ricordo come sempre. Lo ricordo, ragazzi. A parte, ultimamente mi sta guardando solo gente che mi guarda nelle live. Infatti pensavo di attrarre un po' più gente con questi video. Dio cane, ragazzi. Se
se c'è gente diversa dal solito, commentate, cazzo, fatevi sentire, madonna. Vi devo tirare fuori dalle pinze, dalle vostre tane merdose, ma che succede? Faccio quasi sempre live, ragazzi. Io sono attivo più che altro lì. Oltre a questi video qua che li ho introdotti adesso. Sono sempre lì, ragazzi. Quindi comunque passate. Nella sezione YouTube, su Twitch anche. Insomma, passate, ragazzi. Passate, perché facciamo tante cose. Facciamo tante cose interessanti. Facciamo Pokémon sfide senza cure. Alternate la Master Quest, che la Master Quest è un tipo di sfida, mi sommetto io, che devi completare il Pokédex, ma in giochi che ti consentono di farlo naturalmente, modificati da me, senza alterarne la naturalezza, come appunto questi giochi qua che facciamo per le solo challenge, che appunto sono giochi totalmente originali, non hanno modifiche, non hanno split rimosse, non hanno migliorie, non hanno patch né niente, perché? Perché la brutalizzazione deve essere originale, perché capito? Facile fixa giochi, ragazzi, e basta, cioè, nel senso. Si fa presto, fa così. Capito? Invece bisogna vedere dove stanno le lacune di certi Pokémon, perché poi, una volta che finirò la run, deciderò se fixare tali Pokémon per farci la run di riscatto. Per fix intendo, cambi di typing se c'è la possibilità, se c'è ovviamente il senso di doverlo fare. In base alla lore del Pokémon, in base alle caratteristiche, in base a quello che gli serve avere. Senza creare ovviamente, cazzo ne so, Drowsy elettrofata, madonna, cioè che cazzo. Per esempio un Hypno, considerando quanto è maligno e subdolo, potrebbe diventare uno spettro psico, tanto per dirvelo. Ci sta benissimo, se gli servirebbe. Modifiche nel moveset, perché ovviamente tanti non imparano un cazzo di decente, tra cui Scyther, madonna, poverino. L'unica stabile che impara, la impara al 30, madonna, e poi si evolve, quindi non gli serve neanche a nulla. Cioè, che inculata. Che inculata. Allora, fossa non si impara, ragazzi. Attenzione. Difatti potremmo avere grossi problemi anche da Surge, ragazzi, Surge in realtà è il primo sparacchio che possiamo trovare, perché siamo lentissimi e lui è velocissimo, madonna. Surge veramente potrebbe rompere il cazzo, quindi qui dovrei decidere di andare da Ice Beam oppure di mosse stabili tipo acqua, bisogna vedere. O anche ghiaccia. L'uomo ghiaccio non sa quanto stia ghiacciando. Come la Gfish. Che a breve si evolverà. Siamo. Ok, go. Ma fai schifo. Allora. Water Pulse. Ho fatto per bere perché devo medesimarmi nell'Eggfish io. Devo andare a aprire la finestra così entra tutto il ghiaccio. Così si renderà la run realistica, capito? Con le tormente. Allora, lui imparerebbe anche Grandine e quella roba lì. Tra l'altro mi sa che mi sono scordato di ficcare le regole. Le mosse da one hit che io ho bandite. Ma se non c'è scritto le potrei usare. Perché tanto, alla fine c'hanno pochissima precisione, cioè sono praticamente impossibili da usare, quindi il problema di usarle è un grosso rischio, quindi, vedete, grandi, l'ho detto ora. Non gliela metto, ragazzi, perché tanto il dot damage non mi serve veramente a niente. Io devo fare grossi danni in questa sfida, ragazzi, non devo andare di resistenza. Più vado di resistenza e più perdo, madonna, quindi devo andare di danni pesi, madonna, eccoci qua. Guarda, hai visto quanto è veloce, ragazzi? C'è 14 livelli, 15 livelli di differenza, cazzo, Stiamo scherzando. Una roba allucinante. Qui si gode, madonna. Sono più veloce? Oddio, vanno. A parte sì, Battlefield non ha neanche troppe tutte queste statistiche, quindi. Quindi va bene. Ragazzi, ora appena si evolve Eggfish si mette tutto volume, il gioco. Ci godiamo l'evoluzione epica, madonna. Perché il vero Eggfish è la seconda fase. Ma anche il primo, comunque.
Wolverine c'ha quella barba lì, madonna, è un po' grottesco, però è sempre un mitico Hagfish. Quindi vuole vedere spam di Hagfish nei commenti, madonna, per chi è abbonato lo può fare. Quegli altri puppano, lo puppano l'Hagfish. Poi ricordo agli abbonati, se vi succede qui su YouTube, se lo fate, ci sono i video segreti, ragazzi, c'è la playlist apposta, cercatela. Potete vedere i video segreti, sono tanti. Però il Metal Gear non le fa apposta perché è stupido, non sa fare marketing. Vieni qua, madonna. Qui continuo di Aurora. Perché per ora la mossa ci toglie di più. Stabbata, ovviamente. Allora, io vado a curarmi. Prendo anche il Buseeker, che stranamente potrebbe essere utile, ma neanche più di tanto. Ma neanche più di tanto. Allora, scambiamo Spirov, così ci salva il gioco. Vieni, vieni, madonna. Viene sempre deportato questo qui. Ma, poverino. Mi è sempre escluso dalla lock. Vedi, a questo giro, ragazzi, non avremo bisogno di Lapras, o meglio, avremo bisogno di lui per ovviamente, per fare forza. Però forza mi sa che si mette tutto lì. Ragazzi, però col cazzo che io vado subito nel dojo appena ci si arriva, ragazzi. Troppo difficile. L'Hagfish rischia di morire tantissimo lì dentro. Dovrà andarci forse come ultima palestra di tutti i tempi. E potrebbe essere complicato anche Giovanni, perché anche lì ci sono tanti tipi lotta, madonna. Aiuto, Aiuto! Perché la difesa non è neanche troppo alta dell'Hagfish. Per il momento, quando sarà Warren andrà meglio, ovviamente. Manca poco, ragazzi, manca poco! Lo faccio evolvere nella caverna? No. Youngster Eddie. Youngster Eddie. Fammi quello che vuoi, tanto non ci riesci. Io mi preparo, Dio cane! L'epicità di queste sfide non la vede nessuno! Cioè, la vedono tutti, madonna! Ma tu veramente? Dio cane, Dio! Cioè, fa nessuno a raggiungere l'epicità se fa questo canale, cazzo! Vaffanculo! Guardate tanti PS! Bene, madonna! Vedete? È diventato più equilibrato! Bravo, cazzo! E si evolverà poi al 44, se mi ricordo male, quindi praticamente vicino a Metagross, Poi Metagross è fortissimo, madonna, io l'avrei messo al 55, però a parte quello. Allora, come richiesto in atto, a parte vai perché ha donato, quindi c'è la priorità, sarà la prossima. Allora, ciò mi sembra. Solo Metang? Quindi il dio del Metang, madonna. Metang, ragazzi. Metang. Senza evolverlo. Poi chi c'è? Poi c'è Meov e Persian, che anche quello è interessante. E poi mi sembra che non ho ricevuto nessun altro per il momento. Quindi dati da fa, cazzo, Non fate scena muta, ragazzi. Se no siete un baci, madonna. Avete 386 Pokémon, perché comunque, Dio Cristo, Dio Bono, Banta ha tolto questo, madonna, qui c'ho da stare attenti, qui c'è anche Magneton, madonna, qui c'è anche Magneton. Chi lo sa se l'Hagfish farà meno morti di Heracross, ragazzi, sarà un mega torneo, in queste sfide qui. Bisogna vedere chi è più forte, madonna, chi ce la fa meglio. Ah, cioè è vero! I tipo H fa normalizzato sull'acciaio, madonna. Non lo ricordo mai, è il contrario che è dimezzato. Cazzo. Vedi?
un errore che poteva farmi perdere, madonna. Devo stare attento a queste cose. Devo stare attento. Come generazioni faccio dalla prima alla terza per queste sfide qui, Forse la quarta qualche volta, ma raramente. Perché comunque sono titoli che conosco molto meno. A parte Soul Silver ed Heart Gold, perché ovviamente si rifanno su seconda gen, madonna. Però ho capito, già lì tanti Pokémon avranno già molte più possibilità. Per via di migliorie, di moveset, dello spirito di mossa, eccetera, eccetera. Quindi... Oddio, finalmente Growlithe ti brutalizza, madonna. Che mi ha dato un botto di problemi con Heracross, Dio Cristo. O meglio, la sua evoluzione. Quel cane in abbaccio mezzo leggendario, madonna. Gamer Dirk. No, dicevo, per il discorso delle fix dei Pokémon che non ce la fanno bene, ragazzi, Heracross non ha avuto bisogno. No, ragazzi, lui è forte. Il problema è il gioco che è stato creato contro di lui a fine gioco. Capito? È solo quello, Lui non ha bisogno di niente, ragazzi. Non va fixato. Perché comunque... alla fine impara mosse buone all'inizio del gioco. Non è che impara azione o lega tutto ed andare avanti con lega tutto tutto il tempo per imparare uno stab decente. No. Lo stab che impara decente lo impara al 23, ma è uno stab molto buono. È brick break praticamente, quindi non ha assolutamente problemi quel Pokémon lì. C'è stato solo un endgame che è stato molto brutale con lui, ma alla fine non ha bisogno di quello. Lo stesso per Scyther e Scizor. Ora, ovviamente, Scyther avrebbe solamente bisogno di anticipare Wing Attack. Di portarlo almeno al 15, cioè nel senso, anche al 10. Al 12, per non renderlo magari troppo facile subito. Al 12, perché comunque lui c'ha 110 d'attacco, se non mi sbaglio, Non è poco, ragazzi. Non è poco. Lui avrebbe solo bisogno di questo. Basta, ragazzi. Perché tanto... se vuoi, al 30 in Scizor. Scizor... capito, un terzo gen può solo fare Metal Claw. E anche in seconda. Non è che altri, non è che a disposizione con acciaio, altre robe di tipo acciaio. Quindi lì non puoi fare nulla. Al massimo ne può mettere Silver Wind. Che qui tra l'altro toglie danno fisico. E di meglio non c'è, ragazzi. Taglio Furia lo potresti portare a 40, ma quello sarebbe... non è un fix del Pokémon, quello è un fix del gioco, che è un'altra cosa, ragazzi. Io devo fare i fix in base al gioco, non i fix del Pokémon e i fix del gioco. No, ragazzi, devo fare solamente i fix del Pokémon per adattarsi al gioco originale, capito? Qui che cazzo sto facendo? Sto girando intorno, madonna, e devo andare a sbarcare. Allora, qui dammi subito questo. Oddio, c'è un Eggfish, è grande, madonna. È l'altra controparte. Oddio. Oddio. Ho goduto per tanto tempo. Lorelei, una di noi. Allora. Ma me fiero, madonna. Ora, qui... potrebbero essere delle battaglie toste quella, c'è qualcuno con tipi lotta strani, mi sembra. Devo stare attento. Però mi conviene affrontarli tutti. E qui DMT che ci servono non è che ce ne siano, perché c'è Brick Break. C'è Riposo che è bandito. Altri osso... Madonna, da questo devo andarci via, Devo andare via, E comunque come mosse da comprare MT non c'è nulla che ci serve, anche a questo giro, se Dio vuole. Così almeno non stiamo neanche a far mai soldi. Anche Cloyster sarà un grosso problema, ragazzi, Quindi... quindi... per far anche lui fuori sarà un bel casino, perché... si sente bene, sì. Sarà un bel casino. Per fortuna sono Pokémon che non ci fanno troppo male. Non mi ricordo se Lorelei potrebbe avere anche puro gelo, Ci sta che potrebbe anche averlo, madonna. Qua e là che lo spamma da una bacia, Dio buono. Per esempio, lei come opener, dato che si toglie pochi danni a tipi acqua, eccetera, potrebbe veramente farci perdere tanti HP, ragazzi, Quindi, quello sarà uno scolo iniziale grosso, poi ci sarà Bruno che anche lui romperà tanto coglioni,
E poi il resto credo sia in discesa. Forse un po'... Forse un po'... Come cazzo si chiama? Agata della merda. Agata merda, madonna. Ah già, qui si è trovato riposo, eh? Agata merda! Lance merda! Lorelei merda! Sto finendo tutto? È vero, lui soffre molto di più di difesa speciale, quindi... Devo attaccarlo così. Eccoci qua. Eccoci qua. Meno male comunque i tipi lotta hanno abbastanza basse difese speciali, quindi... Bene o male... Potrei togliergli parecchio danno. Però sai, alla Lega c'hanno gli V belli sparati. C'hanno le nature apposta, insomma. Alla Lega non sembra, ma i Pokémon sono molto forti, ragazzi. Quindi comunque come livello indicativo... Il cap è 64. Ah, ovviamente il cap non sono obbligato a seguirlo. È quasi impossibile, ragazzi, nelle solo run, seguire il cap. Non ha... Alla Lega poi senza cure, ve lo ricordo, tra un super 4 e l'altro io non le posso usare. È praticamente senza senso questa cosa. Mi sa che dovremo andare anche lì più o meno al 70-75. Meno non si può fare, ragazzi. Meno non si può fare. Perché non abbiamo di certo... Porco Dio. L'output di danni di Heracross. Madonna. Che poteva anche boostarsi, madonna. Non abbiamo di certo il suo output di danni. Quindi... Sarà più difficile per l'Eggfish togliere dalla Lega. Rispetto ad Heracross. Qui c'è Brick Break, ma non si impara. Allora fammi pensare. Qui sopra. Qui sopra si va fuori. Qui sopra si va fuori. Ok, fa il danno normalizzato sul tipo lotta. Non me lo ricordavo questa cosa qui. Pensavo facesse il dimezzato, eh. Va bene. Meglio così. Che poi comunque in futuro si impara Ice Beam, cazzo. Ice Beam è un grande mossone, cazzarola, eh. Speriamo ci salvi qualche volta con la RNG. Con la RNG. Ficco diventa Cloyster, non ce l'ha tipo ghiaccio. Quindi un po' fa un cazzo. Quanto siamo un'ora, eh? Il tempo è giusto. D'altronde è quasi impossibile avere dei tempi corti in questi run qua. Dove stare di tale video, ma ragazzi, faccio troppi contenuti. Cioè, nel senso, faccio live quasi tutte le sere, che durano anche 3-4 ore. Tanti giochi, tanti format, non faccio solo una cosa, quindi... Insomma, se no ci divento pazzo. E ovviamente non voglio arrivare alla frustrazione per creare le cose, ragazzi. Perché se no... Se no si va male, ovviamente. Se no si rende male, cazzo. Non mi piace. Non mi piace. Certo, potrei attirare anche molto più pubblico facendo video di 10 minuti. Ma vaffanculo, cioè. Ma che è colpa mia se la gente c'ha l'attenzione di TikTok 5 secondi? Ma che ci posso fare io, ragazzi? Siate benedetti quelli che guardano este run di seguito, madonna. Comunque quelli che tornano a vedersi sempre. Ma stiamo scherzando? Siate benedetti, madonna. Se non ci foste voi il canale sarebbe già distrutto, Dio Cristo, da anni, madonna. Più 3 in velocità? Che è successo, Eggfish? Ma che è successo? Madonna. Come ha fatto? Hai fatto un patto col demonio. Allora, qui... Qui c'è Lesbian Sex. Qui c'è The Girls One Cup. Qui c'è il grande chiosco, è tornato. Ha fixato Beach and Peaches. Beach, ho detto. Bello. E lui gioca Beach and Penis, madonna. Allora, qui si può fare un abbraccio. Proviamo, eh. Beh, madonna. Eccoci qua. È questo che voglio vedere. Perché lo rifaccio? Bene, madonna. E io devo perdere per queste cose, madonna.
Dal lato in questi giochi vecchi, vedete, spammano un botto la precisione. Veramente sempre un casino. Eccoci qui. Eccoci qua, Eggfish. Ok, meno male un po' idiota. Però se si fallisce troppo potrebbe rompere coglioni. Eccoci, Eggfish, eccoci. Ah! Aiuto! Ehi, meno male siamo abbastanza bulky, devono. Dio cane! Dio cane! Guarda! Tre morti, madonna! Attenzione, attenzione! Madonna di Dio, queste mosse del cazzo, madonna! Io non le sopporto, ragazzi. Meno male sono bandite. Non le userei mai, devono. Come fai a vincere queste mosse e basta? Deve essere proprio uno con sa giocare, Dio cane. Madonna. Schifoso, non sa giocare. Già, ma io sono stato in cucina. Ma qui ci sono stati. Sì, dove cazzo è la cucina? Di qua. L'hanno spostata. È qui. Ma a parte non mi serve a nulla sta roba. Allora, qui non c'è da sfidare nessuno. Diamo da mangiare Eggfish, se lo merita. Tanto pesce, tante uova. Tutte proteine, niente fibre. Mi servono un cazzo. Allora, qui, Dio cane, guarda. Visto? Attentato di usare Ice Ball. Mi sa che lo tolgo, ragazzi. È troppo rischioso. A questo giro avremo un Pokémon senza la possibilità... Oddio, no, in realtà no. In realtà no, ragazzi. Dovrà sempre far schianti con la precisione. Lo vedremo più avanti. C'ho già una mezza idea, madonna. Del moveset definitivo. Massaggio al vescio. Sul pisello. Andiamo avanti. Allora. Facciamo partire la nave dell'SS. Io vado a curarmi. E tra l'altro questo punto, ragazzi, va fatto adesso. Non c'è possibilità di rimandarlo. Serve per andare avanti. Oddio, in realtà no, ragazzi, perché LT Surge serve per volo. Io in teoria potrei posticiparlo. Vediamo un po' come ci si trova, perché sai, avremo Raichu contro quello. È veramente un bordello quel Pokémon lì, Veramente un bordello? Ok, sto speedando. Raichu sicuramente no. Però sicuramente sopravvive e ne stole un bel po' di danni comunque, cioè nel senso. Sono mie noccioline. 74 attacco speciale, siamo vicini a evolverlo di nuovo. Qui facciamo water. Facciamo water. Attenzione, l'Eggfish, vedi? Io nella run di test non ero mai morto, per esempio. È arrivato fino a Surge, se non mi sbaglio. Ma non l'ho mai fatto fuori. Non ci ho neanche mai provato. Critio, porino. Distrutto. Qui c'è questa merdata. Qui c'è questa merdata assurda. Qui farò un save state, per... Ecco qua. Così almeno non si perde tempo. Perché ha quello giusto. No. Ah, F1, giusto. Dio buono. L'ho cannati tutti. Eccoci qua. La Eggfish è pronto. Vediamo se ce la può fare. Faccio questo potaglio, ragazzi. Tanto poi riprendo un altro giorno. O in un altro momento. Vieni su, dice madonna. Mi raccomando, fammi fuori anche te, madonna. Dio buono, Dio. Io però ho una tentazione di fare questa mossa, ma non è il caso, via. Non è il caso. Non è il caso. Oddio, se sono speed a volto, ragazzi. Tanta roba, Uno dei Pokémon più veloci. Il problema è solo Raichu. Che comunque solo perché è evoluto, mio peraltro. Il critio. Quanta speed c'ho io?
24. 58. Si ho spinto? Ci sta che resisti, però. Meno attacco. Vabbè, non gli serve. Ok, hanno abbizzato, però ci fa fuori ora. Se fa il critico. Però non c'ha mia fulmine, c'ha onda shock che è molto meglio, madonna. Allora, potrebbe curarlo, quindi cerchiamo di confonderlo. Le cure sono bandite. Oddio. Tra poco lo rifaccio fa... Bah. Ma che cazzo è? L'ultima tattica che immaginavo potesse fare, madonna, ma che schifo. Ah, lo fa una volta per rompere solo i coglioni. Critico? No. Forse ci toglie un terzo normalmente. Merda, ragazzi. C'è anche quel boost della merda adesso. Ma lei finisce il portone a sega. Ma vaffanculo, Rashu, vai, te le tu puttanate, stupido. Ma guarda te, si devo perdere per colpa di ste ose, madonna. Ma guarda te, madonna, ma vaffanculo. Allora, potremmo avere dei leggeri problemi anche con Erika, ma lo vedremo tra qualche decina di minuti. Ok, via, io riprendo un'altra volta. Che qui a parte tre morti, ma comunque nell'insieme stiamo andando bene. Ma andiamo avanti, va. Bisogna tornare indietro dopo aver battuto quel coglionaccio di Surge, per poi poter andare al tunnel roccioso usando taglio. E qui, ragazzi, abbiamo comunque tre morti, che non sono neanche troppo poche, alla fine. Ma abbiamo avuto parecchia sfortuna contro Starmie, contro quella gentaccia lì. Quindi ora speriamo che sia abbastanza in discesa. Da quel che prevedo potrebbe esserlo. Perché comunque vi ricordo che queste non sono sfide perfette che faccio 100.000 volte per cercare di non morire mai. Quindi la run me la provo 50 volte prima di registrarla. No, ragazzi. È più o meno il buono alla prima, con i Pokémon che vengono tramite proposto, comunque con quelli che mi vengono in mente. Quindi comunque, se mi vedete morire, delle volte ci sta, perché ovviamente le regole della sfida sono già brutali di suo, e legittimando le morti almeno mi consente di poter portare in fondo al gioco praticamente tutti quanti, chi con più fatica, chi con meno, ovviamente. Qui c'era l'Ace, ma il grande Eggfish non mi sembra che la impari, e poi comunque non gli serve, quindi può anche farne a meno. Invece il grande Shedding sì, ma chi lo vuole? Allora, qui, ecco, a parte i tipi lotta, che mi viene in mente una strategia possibile per la Lega, ma al momento ancora non ve la dico, perché sennò poi non ci è arrivato a guardarlo. Allora, qui Aurora Beam ancora. Vuole imparare riposo? Ma è banditissimo questa sfida, ragazzi. Non sembra manco una mossa del genere, basta usarla una volta e poi impara a russare. Ma Eggfish, ma te hai capito male? Qui non si dorme, perché chi dorme un piglia pesci, e te sei l'Eggfish, quindi devi pigliare le uova e i pesci. Quindi non puoi dormire. Solo per quello è bandito, ragazzi, mi ha provato i motivi. Ora qui facciamo fuori due Beedrill perché ci danno parecchia esperienza per questo momento di gioco. Vedete, i lati ci danno praticamente la metà, mentre loro due sono belli carichi. Guarda là, 646. Eccoci qua. Ora si avvicina il momento e bisogna andare alla Torre degli Spettri. Quello potrebbe essere un buon momento per farmare gli EV in attacco speciale. Ma comunque sia, li ho quasi esauriti già adesso. Quindi non ci sarà più bisogno di farmarli dentro. Poi comunque abbiamo anche le caramelle che sono consentite. Mi preoccupa parecchio certi punti della Lega, perché comunque nonostante avremo Warren, che è molto forte, beh, 530 statisti e c'ha praticamente entrambe le difese quasi a 100 di statisti a base. Però, Dio Cristo, potrebbero succedere tragedie, perché ovviamente abbiamo già visto una run di Heracross cosa vuol dire la Lega Pokémon senza curarsi, Non sottovalutiamo queste sfide, assolutamente. E la cosa importante è che mi facciate le richieste.
di futuri Pokémon da affrontare in questi video, in queste solo challenge. Ma fatemi questi video speciali qui, ragazzi, se non se le fate nei post, nei commenti, in altri posti, che non siano questi video qua, io le perdo mano a mano. Ovviamente do priorità a chi dona, quindi la prossima run sarà fatta, forse l'ho già detto, Scyther Scizor, che si evolverà al 30, come appunto si è fatta una Master Quest, ma su Pokémon Cristallo, perché tanto, ragazzi, cioè, ma stiamo scherzando? Su Rosso Fuoco, Verde Foglia, anche Smeraldo, ma che possono fare sti Pokémon? Nulla, perché c'è tutto conto di loro, praticamente. Già anche solamente il... come cazzo si chiama? Già solamente le prime palestre distruggono totalmente Scyther. Non ha mossa apposta. Ci avesse qualcosa di di tipo lotta, ce la poteva anche fare, ma non ce la può fare. Non ce la può fare, madonna. Ora picchiamo Clefairy. Col Ground Egg Fish. Ma c'ha Pikachu e Clefairy, vero? Non mi sto sbagliando. Ho sbagliato mossa. Non è una bizza, madonna. Tutti a spammare la precisione e poi non combinano nulla. Bastardi. Allora, rifacciamo il tunnel senza flash di nuovo. Ormai è un vizio. Ma qui, ragazzi, come nella run di Heracross, si avvicina a Rock Slide. Che il Magic Egg Fish può imparare. Però... però non so se gliela posso mettere, ragazzi, eh? Cioè, perché mi vengono in mente delle situazioni particolari. Oh no, invece ne devo mettere sì, ragazzi, perché poi controllerei che si fa. Vedete, alla fine, con questi Pokémon non si toglie tanto, perché l'Eggfish comunque c'ha più o meno... nella forma finale mi sembra c'abbia più o meno 75 di attacco. Un osso del genere, eh. Bisogna vedere se ce la fa ovviamente a sfruttarlo, perché sai... alla Lega abbiamo anche... parecchia gente ti fa prepotenza, quindi... su quello ci deve stare attento il Magic Egg Fish. Ok, vedete, sono pallosissimi Slowpoke e Slowbro, probabilmente sono più difficili da far fuori insieme a Lapras. Senza mosse super efficaci, ovviamente. Ma per il resto... non è che possiamo imparare chissà cosa di coverage interessanti, eh. Forse sarà la prima volta e potremo sfruttare veramente Pioggia Danza. Ora, infatti... appena ci si arriva e si controlla, perché tanto sotterrà molto più tardi, quindi... per il momento ce la godiamo. Ci godiamo questo cammino infernale nel tunnel buio. Allontano da Nabaci. Ma invece no, è pieno, vada lì. Oh, tratta livelli ci si evolve, eh. Tratta livelli, è finita per voi. Ho sbagliato strada, devo andare di qua. No, devo andare di qua. Sì, comunque niente, Rock Slide la metto perché... ce la terremo fino a fine gioco, probabilmente. Perché alla fine... allora, due mosse definitive saranno Ice Beam, ovviamente. Bora, ragazzi, troppo rischiosa. E Surf, ragazzi. Non idropompa, non niente. A parte non lo impara. Imparerebbe anche puro gelo. Madonna. Ma chi cazzo la vuole? Oddio, mi sono perso per un secondo l'orientamento. Devo stare attento, madonna. Sto andando bene? A vedere. Sì, dovrebbe essere corretto. Dovrebbe essere corretto. Allora, se qui c'è la tizia... no, no, ho sbagliato tutto. Vabbè, qui ci sono montanari, ok. Beh, qui possiamo usare anche Ice Ball. Vedete, Ice Ball poteva essere un'opportunità alla Lega. Ma ci fa missa, madonna. È un casino quella mossa lì. È un casino. Ma mi sono perso completamente. Aspetta, escape rope. Ma mi sa che va usato. No, mi sa che sono tornato indietro nello stesso punto. Lo devo controllare meglio, Devo controllare meglio. Aspetta. Allora, qui. Ok. L'abbiamo trovato. Sto andando bene, via. Stiamo andando bene. Vedi, se va in porto diventa una mossa devastante, eh. Ma abbiamo passato tanti turni. In due turni arriva a fare come geloraggio, eh. Perché geloraggio, ragazzi, con lo stab arriva a 140 di danno, eh. Che toglie 95 di base. Ecco, qui c'è l'impiastro che ci dà roccia tomba.
Dicevo, in questi giorni è stato male, ragazzi. Ho dovuto interrompere la run del leg fish. L'ho ripreso oggi. Madonna. Ora, infatti, devo anche riprendere a modo a fare le dirette. Rock Slide, certo. Allora, Body Slam potrebbe esserci sempre utile. Ice Ball, ragazzi, possiamo iniziare a toglierla, perché tanto Ice Beam lo impareremo abbastanza breve, più o meno verso il 50. Quindi Ice Ball possiamo anche toglierlo. Rock Slide non ci serve adesso, ma ci servirà alla fine del gioco. Quindi comunque è bene tenercelo, ma solamente per i tipi ghiaccio a sua volta, madonna. Perché alla fine sono quasi sempre ghiaccio acqua, che noi sennò che cazzo li facciamo a quelli? Non li facciamo proprio niente. Quindi è l'unica contromisura possibile. Però non essendo mossa stabile, non essendo che c'è l'attacco di Heracross, vedrò molti problemi contro lei. Per fortuna ci fanno pochi danni alla fine in quel Super 4 lì. Però se ci si pensa bene, potremmo partire la Lega già con abbastanza danni addosso, eh. Poi per il resto, ovviamente per l'Eggfish il punto più critico secondo me alla Lega è assolutamente Bruno, ragazzi, per via di quel mashup della merda. Va shottato con un colpo, e siccome sono Pokémon abbastanza grossi, dubito che succeda, però mi viene in mente una possibile strategia che dovrò fare solo in quel punto, madonna. Mi dovrò ottenere due mosse apposta, madonna di Dio. Vedi, qui ho fallito. Dio, bono, potevo andare di Body Slam. E certo, e certo. Allora, Eggfish, fatti valere, perché qui ti dà un riscatto incredibile. Madonna, ti dà un riscatto incredibile. Qui ovviamente continuiamo a far fare gli imbecilli. Allora, Aurora Beam. Ok, continuiamo a correre nelle grotte buie. Ok, dovrebbe essere l'ultima questa qua. Spammiamo Rock Slide. Quanto c'ho d'attacco io? Parto, c'ho ancora le statistiche definitive. Oh, vabbè, c'ho 20 in meno praticamente. Che comunque si sente, ovviamente. Si sente nei combattimenti difficili. Dovremmo essere fuori. Eccoci qua. Facciamo fuori anche questi. Tante PP ci sono. Allora, andiamo subito a far fuori l'altro rivale per vedere se ci si evolve, madonna. Anzi no, ci vuole andare con l'Eggfish totalmente evoluta, tu ovviamente. Comunque non mi ricordo bene, ma mi sembra che Heracross a questo punto era più basso di livello, ragazzi. Ci sta con l'Eggfish? Non mi ricordo bene se c'ha l'esperienza lenta, non ho controllato. Forse medio lenta, non mi ricordo bene. Comunque più o meno siamo lì, eh. Più o meno siamo lì. Senti, io vo. Voglio andare nell'altro percorso prima. Questo c'ha Magneton? No, l'ho già fatto fuori. Quello c'ha Slowhawk. Allora, prima di far fuori il rivale, dobbiamo fare una cosa bellissima. Mi metto qui, faccio fuori sta gente. Per vedere se si sale, via. Cioè, la prossima run è Scyther Scizor, ma la farò su Cristallo, perché ragazzi, non c'è altro modo, eh. Cioè, il primo gen non se ne parla. Il terzo gen è un casino, perché appunto tutti i giochi di quella generazione lì, madonna, sono contro di loro totalmente. Un conto se partiva magari da Scizor, poteva farsi la prima palestra facilmente. Ma poi arriva Fiammetta su Smeraldo, che è rottissima, madonna, è veramente rotta. Fa fuori anche gente che resiste tipo fuoco, Dio Cristo. Da quanto è difficile. Qui c'è Blaine che comunque non scherza, non scherza per nulla. E c'è anche tante volte Arcanine nel rivale, c'è Charizard. Dipende, dipende. Quindi anche Scizor, vabbè, poteva fare tanto nel gioco, però poi arriva il tipo fuoco e lo distrugge totalmente. Perché comunque non ha neanche stab che può farli decentemente, perché con le otto lo resiste, il tipo acciaio resiste. Capito? Che cazzo li fa? Non c'ha neanche mosse terra, non riesce minimamente a contrattaccare. Che fa? Che fa? Attacco d'ala? Che te fa? Quindi vedi, quelli sono Pokémon forti che non devono essere fissati, ma c'hanno i giochi sbagliati, quindi dobbiamo farli assolutamente, Dio Cristo, su Cristallo, comunque sulle seconde gen. Volendo anche le quarte, ma non voglio andare su Soul Silver ed Heart Gold. Voglio fare sulle generazioni che conosco meglio. Allora,
Qui ci vuole una cosa bellissima, eh. Aumentiamo il volume e godiamocelo. Ragazzi, non siete pronti per queste ose, madonna. L'unico canale fiero fa ste ose. Ma tu mette? Ascoltiamolo. Senti come urla di felicità, ma con Super Saiyan, madonna. Ma tu mette, Dio Cristo? Solo per questo 100.000 like. Dio cane. Allora, ok, l'attacco speciale è salito parecchio. Le difese sono a 95, mi pare, di statistica base. Poi PS sono alti. L'unico problema è la speed, ragazzi. C'ho grossi dubbi sullo speed. Potrebbe succedere che l'hot speedano e diventa un bordello. Però ora si va a far fare il rivale, eh. Ora il rivale, noi urliamo in faccia, Dio buono. Facciamo passare tutta la voglia e andiamo avanti. Andiamo subito, Che qui non deve avere scampo. Allora, dovremmo essere più o meno un'ora qui, un'ora e 15 di diretta. Di video. Urla in faccia, bastardi. Questo giro non ti lascio tregua a te, perché che spammi la precisione. Ma per l'amor di Dio. Ecco, vedi, mette subito lui. Ma che pensi, fa qualcosa? Forse se mo spida mi fa parecchio male, ma il problema è quello. Il chiosco? È Gheridos, se lui continua ad essere un grosso problema, ragazzi. Però attenzione, Rock Slide fa super efficace, 70 toglie 140, io però ho almeno 50% di attacco fisico, quindi in realtà è come se togliessi 70, allora 35, 7, 8, 9, 105 ragazzi. Se ci avessi gelo raggio, toglierei il dimezzato, no, toglierei il danno normalizzato perché lui è volante acqua. Però con lo stab arriva a 140. Ora va bene che Gheridos c'ha più difesa speciale che difesa. Però io c'ho più attacco speciale che attacco. Infatti andiamo a vedere. Vedete, c'ho praticamente 20. Ora, in questo caso non mi conviene usare Aura Beam perché tolgo meno, perché togli di meno già di suo. Ma quando avrò S-Beam, secondo me conviene usare S-Beam su Gheridos, perché succederà sta cosa, Lui sarà uno difficile a far fuori la lega, appare due o tre volte. Ok, qui sarebbe era da fare un test di danno, cazzo. Però non c'è modo di curarlo, quindi vaffanculo. Poi magari lo congeliamo, va sapete. Beh, ci riducano tutto, per favore. Vieni qua, te. Il chiosco questo giro non ha visto nulla, madonna. Coglione, ce l'ha fatta. Non ha visto nulla? Non ho visto proprio niente. Oh, ma allora, ma quanto cazzo fa? L'ho già fatta fuori. Allora, qui si avvicina un punto crucial, che è quello della quarta palestra. Ma io faccio questo. E Ciding uccide l'Eggfish. Oh no, costretto ad attaccare lui allora. Ma tanto, guarda me resiste, Dio buono. Ciding, ecco visto, Ciding l'ha attaccato, ma perché ho usato quella mossa lì, se no non ce la faceva attaccarlo. Attira tutto su di sé. Grande Ciding che ci telerà la fava. Via, e continua a smantellare la gente. Faremo anche come nella run di Heracross, a un certo punto ragazzi ci togliamo tutti gli allenatori perché tanto sono di livello basso, non ci danno problemi. Quindi non è neanche da dire che si morirebbe. Più 5 di attacco speciale, sì, di HP, che cazzo dico. E si va di caramelle. Specialmente prima della Lega, più che altro il punto è quello alla fine. Ora, la via vittoria, anche quello è un posto critico perché anche lì ci sono tanti tipi roccia. No, quelli si fanno fuori, tipi lotta che rompono le palle, Lì sarà un bordello. Allora, qui mi stanno finendo le mosse fighe. Poi ovviamente, Dio buono, se mi mettevo anche a usare le bacche e tutto,
Ma sai quanto mi facilitava questa cosa, ragazzi? Oh, non avete idea. Sono battaglie si perdono solamente per uno status, eh? Allora, qui ce la dovrei fare. Attenzione, TP elettro. Qui vanno fatti fuori perché più che altro mi servono le V. Mia peraltro. Se no poteva andare avanti tranquillamente. È che se già queste sfide qui sono difficili già per chi ce la fa bene nel gioco, figuriamoci. Per chi non prende neanche le V, madonna. Andiamo, andiamo. Allora, qui troveremo PP Up. PP Up. Allora, avremo Geloraggio che mi sembra c'ha 10 PP. Poi che ci abbiamo? Surf, quelli ce l'ha già alti, non importa neanche per quello. Pioggia danza, ce n'ha 5 e Rock Slide 10. Allora, forse Rock Slide, Però si aspetta ovviamente a fine del gioco, perché tanto per ora si può anche si può anche farne a meno. Vai, Shiding, taglia tutto. Allora, qui non ci dovrebbe essere grossi problemi, comunque. Forse qualcuno resisterà, ma qui va abbastanza spedito. Facendo finta di vedere gente indegna, invece no. La palestra delle tette. Le mega tette. Tutte rifatte. Non mi sento ancora al top della forma, comunque, quindi anche oggi fa un po' fatica, però se no, ragazzi, la rimando troppo, quindi la devo finire sta run, cazzo, la devo finire. Ne va della nostra sopravvivenza. Che ho fatto una cosa totalmente stupida, ma per risparmiare PP. Ho visto già un più 3, eh. Abbiamo 530 statistiche. Madonna. Legfish piscia in testa a tutti. Un po' di slam, ok. Ora qui ci danno giga drain, ma cosa ce ne facciamo? Ora mi vado a curare perché sai, qui non è da sottovalutare la situazione. Basta che sopravviva qualcuno, mi addormenta, mi fa fuori, mi fa perdere turni, roba del genere. Meno male sono tutti lenti, questi tipi erba. Se ci fosse stato anche uno Sheptil, era un casino. Ci ho speedato completamente. Ehi, nonno. Guarda le battaglie tra le fighe che si tirano i capelli. Allora, ovviamente toccherà fare Aurora Beam, non c'è di meglio. Non credo resista comunque, Non penso resisti, perché comunque Legfish è bello bilanciato. L'unico suo problema appunto è la speed. È solo quello. E il fatto che non avrà mosse di boost, ragazzi. Quindi non possiamo mettergli calmamente, roba del genere. Toccherà andare al naturale. A parte pioggia danza per le mosse acqua. Che aumenta il 50%. E fa tre robe. Ora, forse Vileplume potrebbe resistere. Lui è bello bulky. Un minimo, diciamo. No, invece ce l'ha fatta. Ottimamente. Che finora mi avete distrutto. Dio buono, ora distruggo voi. Un po' di cambio, un po' di riequilibrio della bilancia, madonna. E che cazzo. Dammi Giga Drain che tanto non te ne fai di nulla, neanche io. Ma meglio a me che a te. Meglio a te che a me. No, al contrario. Allora, Legfish c'ha 110 in PS, 80 in attacco, 90 difesa, attacco speciale 95, difesa speciale 90 e velocità 65, ragazzi. A me quel 65 di speed mi preoccupa un casino, perché porca troia, io quanti soldi ho però? Sono vicino a prendere Ice Beam, ma tanto si impara da soli, quindi non importa neanche ficcaglielo. È un grosso problema perché sappiamo che c'è Rodattil alla Lega, lui c'ha 130 in velocità. Lui se c'ha speed ci fa frana, ci fa fuori, è capace, C'è anche Gengar bello veloce, insomma. Bisogna andarci almeno 20 livelli sopra al cap, secondo me. Perché se no qui si fa po'. 15 tutti, ragazzi. Quindi almeno a 75 ci dovremo essere. Non dobbiamo fare l'errore di Heracross, poverino.
Perché sai, Heracross era più veloce di lui. Heracross c'aveva 85 speed, che non è poco, ragazzi, eh. Ma là, qui facciamo fuori uno per uno, perché sennò qua... un casino. Oh, via, finalmente avete fatto fuori. Dio, quante volte non capite nulla. Non ci capite un caso? Ragazzi, l'altro giorno ho tirato fuori le vecchie glorie. I bei tempi, 5-6 anni fa, quando facevo video senza le dirette, catturate dalle console proprio con gli apparecchi che catturano il segnale, cioè senza emulatori, senza nulla. Volevo riprovare Dante's Inferno per l'Xbox 360. Certo. Tutto a posto. Il gioco ce l'ho, la console è operativa, tutto a posto. Apro il cassetto del joypad. Tiro fuori il joypad. Ragazzi, c'era le pile dentro. L'acido delle pile ha mangiato la scocca del joypad. C'è un buco, ragazzi. Non so che cazzo c'è lì dentro. Ma che cazzo c'è dentro, Ivano? La lava caustica? Cazzo è? Boh. Comunque niente, rifunziona il catturatore, madonna. Perché comunque Dante's Inferno si trova solo credo su PS3, Xbox 360 e anche su PSP. Ma la versione PSP fa cacare rispetto a quelle, ovviamente. Vedi, per questi titoli qui, esclusivi, non posso emularli perché sono troppo pesanti o comunque sono troppo difficili da fare. Dovrò catturarli per farci video in questo modo, e ci posso solo far video. Come la vecchia, come facevo le run su Devil May Cry, le sfide varie, queste cose qui, le facevo tutte col catturatore. Ma facevo un metodo complicato, ragazzi, perché... vedete, non è come adesso che catturo tutto in un computer e festa finita. Ci fai il video e basta. No, cioè... vorrei portarlo Dante's Inferno, un titolo molto bello, ragazzi. Molto, molto bello. Peccato ce l'ho tutto in inglese, perché l'avevo chiappato in inglese che costava meno. Ce l'ho solo tutto in inglese, peccato, perché comunque è un gioco che fa riferimento parecchio alla Divina Commedia. Ci sono tante citazioni Dante della Divina Commedia, proprio tale e quali, era bellino vederle in italiano. Però in inglese sono più facili da tradurre, cioè in inglese sono più approssimative, si capisce forse meglio. In italiano ho fatto un bordello, madonna. Cioè, anche per portarvi una cosa del genere, dicevo, era bellino fare delle dirette, ma col catturatore non posso farlo, perché il segnale è analogico e non passa dal computer, eh. Non è come l'elgato, quelle schede di cattura, o che fichi dentro il computer o usi delle robe che vanno al computer e le gestisci da lì. No. È tutto esterno, ragazzi. Praticamente è il segnale HDMI che prima di andare nella TV o quel che è, nel monitor, quel che è, passa prima dal catturatore e poi dalla console. Praticamente fa tutto il giro, capito? E chiappa quello. Quindi io nel mentre, per chiapparvi, che ne so, la webcam e il microfono, non le prende il catturatore. Il catturatore registrerebbe basta il microfono, ma fa cacare. Proprio lo spara a 2000, madonna. Ora, nel mentre non si va avanti nel... qui nel rifugio dei Nabacci, perché tanto qui, ragazzi, ci sarà pochissima gente e mi toccherà, quindi... per il momento... possiamo godercela anche a parlare di altre cose, così ne approfitto. Allora, fammi pensare... ok... praticamente... dovrò catturare sul computer, nello stesso momento che registro Dante's Inferno da Xbox 360 esterno... nel mentre devo catturare... la webcam e il microfono nel computer. Dopo, ragazzi, prendo i due video separati... le devo unire, insomma, nel programma che uso per l'editing. Le devo mettere perfettamente sincronizzate, perché sennò, ragazzi, sennò succede una cosa nel gioco che dico tra 2 anni, capito? Se lo fai male, il video poi grossi, più passa il tempo e sbagli la sincronizzazione e più si sente il distacco, quindi devi starci attento a quelle fasi di... va renderizzato e caricato, e saranno video singoli, quindi ci sta che introduca anche quello. Piano piano, così impazzisco. Così ci spacco la testa. Notate che lasciate like, che commentate, ragazzi. Dite anche qualsiasi cosa, tipo, cazzo è un culo, oddio. No, dai, fate le cose a modo. Non rendiamo il canale una porcheria. Però capito,
Sentite già che lavoro c'è dietro solamente a registrarvi un episodio di Dante's Inferno. E queste cose le rifaccio sempre alla vecchia, ragazzi. Cioè, quando non avevo questo computer e comunque dovevo portarvi altre robe che non erano robe facili da emulare, tipo il Game Boy, lo SNES, queste cose qui. La PS2, l'Xbox 360, eccetera, le ho sempre portate a quella maniera lì, quindi dalle console originali. E infatti la qualità era quella alla fine, non poteva neanche andare sopra, quindi... Allora, qui tanto non ci serve nient'altro, io continuo a sgambettare, qui si va a prendere la chiave, lì c'è la cosa, lì c'è la caramella rara, ma ce l'abbiamo anche troppe, ora qui facciamolo fuori. E comunque roba che ci serve. Qui possiamo andare di body slam, il distacco è netto. Ragazzi, effettivamente, l'ultima palestra vera di sto gioco è quella di... è quella accanto a Sabrina. Ma quali Giovanni? Io c'ho pure ma di quel posto, ragazzi. Quel posto è infernale per l'Eggfish. Se non sciotto gente, mi fa fuori, mi asciottano. Infatti mi sa che si aspetta di prendere il safe prima di andare lì, eh. Nonostante siano al 35, al 40 più o meno, ma... non si sottovaluta nulla. Che comunque va bene che ho le morti abbonate, ma io ovviamente... le devo evitare come la morte, ste ose, ragazzi. Se no, di che cazzo si parla? Non è che perché ora posso morire quanto mi pare, allora devo fare la sfida senza considerazione. Capito? Senza premura. Ok, ma forse è anche più bellino, ora ditemelo anche voi. Forse è anche più bellino fare le sfide un po' più genuine, cioè che non siano sfide totalmente perfette, che non si è studiato totalmente tutto subito, tutto già da prima, con la run perfetta di tutti i tempi. Che poi tanto che cazzo ne sapete, ragazzi, io potrei farvi anche video del genere, con run totalmente perfette. Le migliori strategie possibili, va bene. Però è tutto studiato a tavolino, va bene. Quello sarebbe anche giusto, ovviamente. Però che cazzo ne sapete che non ho preso la 100ª registrazione, che ne so, per portarvi a run perfetta? Magari non ho perso 99 perché c'era troppo RNG e basta da pigliare quello giusto. Che cazzo ne sapete, ragazzi? Quindi non avete neanche la certezza che facendo quelle strategie lì, queste ipotetiche strategie, finisca il gioco al 100% sempre. Non è possibile, ovviamente. Quindi secondo me è anche meglio un po' in questo modo qui, così mi incazzo il doppio, madonna. Allora, qui possiamo andare a B4F. Vedete, cerco sempre di... ovviamente di fare le run al meglio che posso, cercando di ricordarmi più cose possibili. Ovviamente il moveset, le ose, un'idea di come può svilupparsi poi come la faccio. Ovviamente, non è che è tutto a caso. Però diciamo che anche non sono preparate prima. Io non ho già fatto la lega con l'Eggfish, non ci ho già fatto la run. Ci ho fatto solo l'inizio del gioco, tipo fino a Surge, per vedere un po' se poteva fare qualcosa veramente. Certo lo può fare, madonna. Ma certo. Certo, questo lo faccio anche per capire un attimo il Pokémon su che versione si troverebbe un po' meglio, perché ovviamente l'Eggfish era... secondo me l'Eggfish poteva anche andare su Smeraldo benissimo, però sai, era la sua generazione, quindi è stato anche carino portarlo in un'altra regione, madonna, senza ghiaccio né minestrone. Ok, vedete, comunque si va ancora avanti con mosse da 60, qui se capita gente più bulky potrebbe essere un problema. Allora, tanto qui non credo ci siano problemi. Forse Kangaskhan potrebbe resistere. A parte il livello si inizia a sentire, quindi cerchiamo di confonderlo. Anche se toglie meno. Vedi? Mega pugno stabbato, questo toglie, eh. Ok. Però c'abbiamo anche tanti PS, ragazzi, eh. Anche quelli non sono da buttare via. Quanto ce n'ha l'Eggfish non me lo ricordo più. 110 mi pare, eh. 110, ok. Livello 50, vediamo un po'. Ok, vedete, è molto equilibrato, però non ha picchi di statistiche, eh. Tra l'altro velocità estremamente anche abbastanza alta, ragazzi. Cioè, ma com'è possibile? Ah già, è vero, aspetta. Perché noi, ragazzi, in questo Eggfish qui
HP, attacco e difese mi sembra siano di IV scarsissimi, tipo 2-1, una roba del genere. Attacco speciale, difesa speciale, velocità sono abbastanza alti invece. Infatti si vede, madonna. Come fa la velocità quasi come la difesa? Blizzard? Aspetta, ma mi sono perso qualcosa? Aspetta un po'. Blizzard? Ma col cazzo gliela metto? Mi sono sbagliato? No. Ah, attenzione! Ok, non impara Ice Beam da solo, allora si insegna a noi. Meno male c'è qui al casino. Costa 80.000 euro. Quindi ora ci dovremmo avere più o meno. Tanto ci servono nient'altro i soldi. In questi run qui, meno male. Meno male. Quindi Bora al 50 e pure Ucera al 61, madonna. Poi come mosso uovo che c'aveva, ragazzi? C'aveva Abisso. Accumulo. Che quello comunque non si comporta come nelle nuove gen, quindi è totalmente inutile. Se non c'è le altre mosse con cui può usarlo. Doccia scudo. Mi serve un cazzo. Che comunque sarebbe anche sensato per un tipo acqua, madonna. No, a parte no, riduce la potenza del fuoco se mi sbaglio. Allora non gli serve proprio a niente. No, no. Frana che tanto lo imparo già come tutor. Rinto energia, maledizione era utile, ragazzi. Maledizione era fighissimo. Anche sbadiglio, Sfoga energia e basta. Come tutor invece colpo scontro. Che tanto l'ha imparato da solo. Frana, mimica. Ma sdoppiatore sostituto. Ora col sostituto, ragazzi, considerando le mazzate ci tirano sempre, non andrà mai messo, perché veramente in pochissimi casi potrebbe essere veramente utile. Veramente pochi. Allora, io l'ho preso volo, l'ho messo al no, lo sparacchio non ce l'ha. Allora mettiamoglielo. Fli. Bene. Almeno mi ricordo di usarlo ogni tanto. Allora, siamo a 1 ora e 35 più o meno. Il tempo è buono, Il tempo è buono. Allora, qui si può. Psichico non mi serve. Però lo prendo, magari si vende, va sapite. A questo punto gli si ficca subito Ice Beam, divano. Perché Nabizza non lo impara da solo, il grande Fisher. Perché vuole l'aiuto del dio del Metang. Allora, andiamo a prendere il cazzillo qui. Ecco. Il casillo. Allora, vediamo qual è, come ricordo mai. Non lo voglio, Porygon. Allora, 35 e lanciafiamme, se non mi sbaglio. Ok. Quanto costa? 4.000 gettoni, quindi dovrebbe essere 80.000 euro. Dovrebbe entrarci. Fammi vedere. Quanto costano queste ossa, madonna? Ok, siamo entrati a culo. Grazie. Maledetti mafiosi, osti. Che fate con bricola al Team Rocket, ma chissà dove le ficcano i gettoni. Peggio di quelli che fanno su Twitch il gioco d'azzardo, madonna. Ok. Eggfish, ora godi, madonna. Vieni qua a caso. Vieni qua a caso? Che forse ora puoi far fuori anche Gerito, sta là. Sciottarlo no. Ma gli potrebbe fare un grosso danno. 10 pp, ragazzi, Considerando che è uno stab mega utile questo. Alla Lega quasi a tutti serve farlo contro. Contro Lance, praticamente. 15, lì partono 6 pp. Poi andrà fatto sicuramente contro Gyarados, contro Venusaur per forza, che ci sta che resista. Ma sto pensando a dare pp su, ce n'ho due. Non mi ricordo mai dov'è il terzo, vabbè. Sicuramente, ma perché comunque, vedete, in un run del genere devo fare anche abbastanza poco tempo. Non è che posso stare qui a fare il mega completismo, Allora, che si fa? Si fa un livello solamente di Ghastly per vedere un po' quanto attacco speciale mi dà. Perché comunque mi serve, cazzo.
Mi serve assolutamente. Possiamo andare nel piano del della cura. Lì si spamma un po', leggermente. Dobbiamo cercare di vedere se chiappa ancora gli EV. Ci sta che li stia finendo. Forse l'ha già finiti, tra l'altro. Di solito quando si arriva qui nel solo run qualcuno ancora c'è da fa. Però vedete, un chiappo una sega. Un chiappo un caso. Vai, vai. Che qui Eracus non ha fatto nulla perché non gli serviva questa gente. Ma qua Legfish gli serve, madonna. Considerando con Sibusta è bene che abbia l'attacco speciale sparato. Vero? Vero, Nabashe posseduti? Siete usciti fuori da Fear Hunger, madonna. Vieni te avanti che c'hai Hunter. Via, facciamo fuori. C'ho dei dubbi anche sul far fuori Gengar. Quello è pericolosissimo, la Lega. Spamma troppo, via. Spamma troppo. Cerchiamo di far fuori solo loro, almeno ci dà solo IV in attacco. Ne danno uno per Gastly, quindi bisogna averne 4 per salire di statistica di 1. Vediamo un po'. Almeno un più 4, più 5 ci sta che si faccia. Nemmeno si va su. Tu mi porti su? E poi c'è Legfish. Vedi, più 4. Non l'ha ancora finiti. Ok, bene, bene, bene. Molto, molto bene. Quindi mentre se ne fa un massacro di spettri. Si iniziano già a vedere i primi spettri. Si iniziano già a vedere le prime cazzate. No, però le cazzate, a parte le palestre precedenti, dove ho bestemmiato. Ma qui. Qui c'è un. C'è tutto degno, madonna. Oh, vieni qua a te, madonna. Lui ce le dà in difesa invece. Che non ci servono lì, però vabbè. Vi andiamo avanti, tanto comunque. Poi avremo le caramelle. Via, questi si fanno fuori, oh sì. Vedete, c'ho mosse molto più coerenti di Heracross, perché Heracross faceva metà danni a chiunque praticamente. Esistevano tutti quei tapping lì, specialmente questi titoli. Quindi qui sono molto più spediti che di lui. Ci sta che si faccia molto meno tempo. Bisogna vedere la Lega, se ci dà problemi o no. Qualche altra volta sembrava fatta, invece poi, visto. Viva dell'RNG della merda. Sono successe le tragedie. Vero. Poi anche il bandire avanzi non sembra, ma distrugge tante run. Ora infatti quella è una regola che mi sa che devo rivalutare. Perché dipende sempre dal Pokémon. Ma se anche quelli fortissimi non ce la fanno, dovremmo fare un test. Dovremmo fare un test comunque. Eh sì, dovrò fare dei test per vedere effettivamente quanto facilita un avanzi legittimata la Lega con dei Pokémon che magari ce la fanno anche male, insomma. O comunque, insomma, per vedere quanta differenza fa effettivamente. Ora qui sto scegliendo il percorso inverso perché tanto c'è due Snorlax. Se faccio fuori tutte e due perché ci danno parecchie V in HP che mi servono. Ecco, per esempio, allora, lui non è neanche ancora ghiaccio. Ma quando sarà ghiaccio sarà un casino farlo fuori. L'unica è andare di Rock Slide contro di lui. Danno fisico che resiste tanto però. Quindi ci sta che quello della Lega non si faccia fuori. Lorelei sarà un casino, Fa ridere perché abbiamo problemi contro gente che ha i nostri stessi typing, madonna. Hai capito? Hai capito? Tanto c'è Ding che continua a resistere, madonna. Snorlax, Ovviamente è Sbeam, anche se ci potrebbe avere grasso spesso lo di mezzo. mi sa che non ce l'ha, perché poi manca immunità. Che si è tolto tantissimo, congelato, poverino. Madonna, un abbraccio. Che ne bacio? Beh, a questo punto posso continuare a far fuori gente. No, però devo andare in altro percorso perché c'è gente più forte e mi dà più esperienza. Sono più degni. Qui sono tutti merdaioli di qua. Vai,
Ma siete un po' tutti cagoni? Lyron. Allora, body. Che poi Gerdo, se non mi sbaglio, dipende dallo start che prendi. Delle volte non appare. Cambia Pokémon delle volte. Mi sembra che lui non appaia in base al Pokémon che prendi. Dipende dallo starter nemico cosa prende, eh? Ok. Va bene, 53 lo leviamo e poi si va dall'altra parte. Tanto questi qui mi sono lasciati tutti indietro. Tanto ormai l'IV li sta finendo, quindi non ha neanche senso sta troppo a insistere su questa gente qua. Via, ora si va a Priama all'MT più forte per il Grand Egg Fish. O meglio, la MN. Perché ho tagliato quell'albero? Perché sono masochista. Vediamo un po' se c'è grasso spesso. Come Grand Egg Fish? Madonna, si intendono due. No, non c'era neanche questo. Che di certo ho guardato il pulso nello shot. vedi, non ce l'ha. Non ce l'ha. Posso provare a catturarlo? No, a me mi servono in STV. Via. Fuori a cazzo. Pepilava, sì. Da un lato comunque è più resistente di Heracross, quindi... Già, la bicicletta, me la scordo sempre. Da un lato è più resistente di lui, quindi... Un bel turn all'otto. Chiappa più danni, ma potrebbe chiapparne di più. Sia perché è più lento e perché c'ha più PS. Però sai, tra critici, fallimenti, eccetera... Boh. Il grande Heracross mi ha fatto venire dubbi anche su Pokémon mega forti come lui, madonna. Allora, andiamo qua ora. Bisogna fare tutto speed, madonna. Dai, venite avanti. Lo so che qui c'è mashup e gente simile. Devo stare attento. Ecco, magari Esbim lasciamocelo per gente tipo loro, madonna. Se no non faccio nulla. Ok. Quindi vedi, non è neanche scontata la run neanche con TP Acqua, che sono già forti di suo. Ice Beam qui. A parte lo c'ha un po' di fiera speciale. Anche di qua. Guarda là, tutti illegali, madonna. Più due, più due, più due, più due, più due, più due, più due. Ok. Ma anche i Sax. Body Slam si toglie, perché tanto... Non serve per la mia strategia, ragazzi. No, no, no. Non serve. Isaia, Dio cane. Tu metti con Isaia. Eccoci qua. Questo è un preambolo della Lega. Minchia, se resisteva, ragazzi, mi buttavi sotto al terrazzo, eh. Madonna. Veramente. Che sai, non è mia da scontare queste cose, eh. Non sono mia scontate, eh. Per esempio, guarda come resiste bene. C'è da stare attenti. La rana non è scontata e ovviamente il bello arriva alla Lega. Qui ancora non è nulla. Allora... Water Pulse. Ok, mi hanno avvelenato. Mi abbaccio e vinca col veleno, madonna. Poi Legafish è stato anche fortunato questa run, perché all'inizio non l'ha avvelenato nessuno. Che quello è sempre un punto critico, perché ti avvelenano nel bosco, non riesci a tornare indietro, perché ti fanno fuori, ti fa fuori il veleno. Legafish ti casca addosso e ti soffoca, col peso enorme che ha. Vai, stira, baci, madonna. Va, difesa meno 2, madonna. Occhio, perché il veleno è fisico qui, eh. Sta attenti. Ho detto 100 volte. Ok. 55, eh? Almeno a questo giro mi vendico su Blaine, madonna. Mi sta sul cazzo. Allora, andiamo subito a prendere Surf di Obono, che qui serve a voglia. Certo serve. È una missione da compiere molto, molto, molto degna.
Aspetta, questo fammelo spostare qui. Ok. Certo è pago, madonna. Pago tutto le voi. Pago tutto le voi. Si va a trovare Heracross? Oh, già, ma qui non c'è. Però qui c'è un'ossa più importante, madonna. C'è un'ossa molto più importante. Sunny Day, non è che ci serve quello, madonna. Se no ci fa solo male la mossa lì. Che c'è? Per pozione? No, full restore, ancora peggio. Oddio, si poteva mettere anche il velo chiaro per scansare i Pokémon selvatici. Ma qui c'è un'ossa più importante. Vediamo se veramente questo strumento salverà l'Eggfish nelle battaglie difficili, ragazzi. Madonna. Specialmente un Pterodattyl, Dio buono. 20% di attacca per primo, anche se paralizzato. Sarà fondamentale la Lega quello strumento lì. Perché sono convinto tanta gente che non lo spiddo. Che sai, non importa essere 20 livelli sopra, perché comunque c'hanno l'IV, c'hanno le nature buone, insomma. La Lega spaccano, Poi c'è l'Axe della merda, quindi... Possono farti tante cose strane. Gold Teeth, doppio team lo lascio lì, ma chi lo vuole? Io voglio questo. Finalmente un Eggfish, madonna, ci credo. Non hai mai visto un Pokémon così degno, madonna. Che ti frigge il cervello. Sei effettuato 95, Dio boia. Ora faccio un misclick e perdo. Fa bene a urlare. Guardate, madonna. Come si rende degno un Pokémon. Oh, via. Ora sono molto più tranquillo. Ma il suo mosso te ne è ancora finito. Manca ancora una mossa, che tanto ve l'ho già detta. Ma... si troverà qui, tra l'altro. Quindi prendiamola subito. Anzi, prima si piglia forza. Che però col cazzo che gliela metto a lui, madonna. Anche se lo può imparare benissimo. Per prendere quello che ci serve per l'ultimo moveset. Allora, aspetta. Comunque aspetta a metterglielo, perché comunque mi occupa slot interessanti. Per la storia, vedete, devo avere più mosse possibili da usare, almeno per non sprecare l'IPP, insomma. Quindi, per il momento non li si ficca. Ma li si ficcherà poi al momento giusto. Certamente. Per andarci devo far fuori tutta questa gente. Attenzione a questa gente qui, però. Meno male sono veloci, Oddio, ci abbiamo più velocità che difesa. Com'è possibile? Ma che schifo. In effetti forse era meglio se ne smette. A più velocità meno attacco fisico. Però comunque l'attacco fisico ci serve contro loro lei, Quindi qui sta finendo. C'è tanta gente qua, Ah, pensavo resistesse. Quello c'ha 140 DPS, madonna. Un bidone. Un bidone ambulante, quello lì. Un bidone. Qui non da tutto. Grande Eggfish. Comunque non faccio più l'errore come ho fatto nella run di Heracross di salvare ogni volta che perda la Lega. Perché? Perché siccome ho strumenti limitatissimi, se no poi non posso mettere le MT giuste, se ce l'ho. Non posso usare i PP, quelli che gli strumenti che recuperano PP. E non posso fare queste osse, capito? Allora, questa è l'MT che ci serve, ragazzi. Rain Dance. Ci serve per forza, Più che altro per avere la sicurezza di far fuori gente in particolare. Perché, capito? Non ho la certezza, quindi dobbiamo avere almeno un boost di qualcosa. Per il momento servono le coverage, quindi possiamo anche far finta di nulla. Quindi andiamo a far fuori sti sparacchi, che ora finalmente io qui me la godo. Poi sapete, mancano anche gli strumenti in rosso fuoco che boostano i typing, se no, a parte il 10% è pochissimo. Ma è comunque qualcosa. Per gli attacchi grossi aumenta abbastanza, cioè.
terremoto diventerebbe un 120 con sabbia soffice, invece di 100. Buttalo via. Sempre qualcosa. E pur sempre qualcosa. Sì, mi sembra un po' più alto di livello, eh. A parte abbiamo fatto fuori leggermente più gente di Heracross, eh. Però... Sì, sì, a questo giro l'attacco ridotto mi fa nulla, se Dio vuole. È un attaccante speciale, praticamente. Certo, se ci avessi avuto le mosse uovo, lo facevo con Curse, ragazzi. Mezzo e mezzo, perché con Curse Terremoto, anche Curse Rock Slide può rompere i coglioni, eh. Certo. Ma qui dobbiamo stare attenti a Weezing, madonna, che fa esplosione le osse lì. E io quasi finito PP. Però ce la dovrei fare. Non ho dubbi. Quanto c'ho io di robe? 141 attacco speciale, eh. Ragazzi, si piglia un ottavo dal danno ghiaccio. Io spero che lei lo faccia la nabaccia e ce lo faccia di buono. Vorrei vedere il danno minimo, madonna. Legfish è diventato un carro armato di grasso. Bello ciccione, io lo voglio. Lo voglio un caso, Legfish. Weddell Sea, madonna. Qui si può fare Ice Beam. Tranquillamente. Siamo a 2 ore praticamente di run, eh. Comunque, se non mi sbaglio, in futuro l'hanno nerfato S-Beam, eh? Che sta tipo a 90? Non mi ricordo bene, qui sta a 95. Vedi, non l'hanno fatto fuori. Non è da escludere, ragazzi, eh. Ma fallito. Ma già, perché ha fatto un abbaccio. Comunque guarda, non c'è troppa differenza di danno, eh. Madonna, non c'è più differenza di danno. Eppure c'è anche lo stab in mezzo. Dio buono. Hai capito. Questo sopravviverà per forza. Cerchiamo di paralizzarlo. Sì, di congelarlo. Cerchiamo di congelarlo. 10%. E invece muore. Oh. C'è di certo più speciale di quell'altro. E allora buono, sì. Bah. Però ci stavo mangiando, madonna, sta gente. Tossina, sì. Di Metang. E come li metti tossina al posto di Surf? Sai come fai a far fuori Machamp? Ti dimette tossina sostituto e protezione e riposo per farlo fuori. Capito? Come si chiama Paimon? Seguirò il consiglio, ovviamente. Allora, andiamo subito da Blaine, perché tanto a questo giro che vuoi faccia? Andiamoci subito, anche se questa è una parte che bisogna fare dopo nel gioco, ma io la faccio subito. Allora, qui attenzione ai tipi acqua, perché rompono, c'è Starmie, c'è gente simile. C'è anche Tentacruel, quindi qui ci sta anche Terremoto, ma è vero, ma quello arriva tardi. Qui devo andare avanti di Body Slam, eh. Sicuramente qualcuno ci resiste, qua e là. Sì. Qualcuno qui ci resisterà. Ora, questo c'ha 800 miliardi di Magikarp, madonna. Possiamo fare anche così. Certo, certo. Io qui ci avevo messo un Pokémon al 100, mi ricordo, in un hack che feci. No, c'era il Professor Rock con tutti i Pokémon al 100, madonna. Poi si randomizzò il gioco e fu la prima run di sempre, senza cure, su Twitch che feci, madonna. La ricordate? La Drunk Core, mi sembra. Su Pokémon Rosso Fuoco modificato. Che c'erano anche typing diversi di Pokémon. Tutta roba, ragazzi, che è disponibile per abbonati e basta di YouTube. Se lo siete, potete vedervi roba segreta sul canale. Body Slam su Starmie, tanto c'ha un po' di difesa. E qui di qua io faccio così. Ciding lì, ma che lir. Serve a un cazzo. Smoke screen? Te fai presto, madonna. Ma Legfish ti pila qua. Guarda, ma resiste, madonna. Hai visto? Guarda, ma ha resistito. Non è mia Kindra, eh? Non è Kindra? Ma un PS, Dio, buono. Tentacruel, vieni qui.
E tanto c'è po' a difesa. Ecco, qui c'è Cloyster. Vediamo se resiste col super efficace. Fallisco. Ora spero non ci abbia queste mosse di merda la Lega, perché ci sta che... No, lui mi sembra... Quello della Lega spammi protezione, fa queste cose qui. Vabbè, questo si fa fuori ovviamente perché c'è 30 livelli sopra, madonna. Ma quell'altro ne dubito. Quell'altro ne dubito. Fallito due volte? Va, ha resistito, eh. Hai visto? Ah, ma si sente il verso anche con le menne, bellissimo, è vero. È vero. Ehi, occhio, eh. Anche lui è un bello sparacchio, grande Starmie. Ci ho già fatto la sua run, tra l'altro. Oddio, ora non mi ricordo con tutti quelli che l'ho fatta. Dovrei controllare su YouTube. Dovrei controllare su YouTube, c'ho la playlist. Sfide Pokémon con un... Sfide Pokémon con un solo Pokémon, non so del genere. Dovrei controllare. Ok. Facciamo esplodere quest'isola con l'acqua, il maremoto. Il maremoto a Cinnabar. Cinnabar. Ma qui c'è gente abbastanza alto di livello. 80. Già, qui c'è Maniton, quello può rompere coglioni, ma neanche più di tanto. Allora, questa gente continua a farla fuori, che comunque... Ho sbagliato, questo non va attivato, ma... Non va attivato! Alla Sylph, tra l'altro, ora che ci penso, non ci serve nulla, effettivamente, gli strumenti. Possiamo farla dritto a sto giro. Assolutamente. Shirkold. Io mi sono dimenticato di bandire ste mosse nelle regole, di solito lo faccio, ragazzi. Sì, la mettiamo. Il ghiaccio secco, eh? Ah? Tuente? Tuente fa fuori gente o quello lì, madonna. Che problemi mi faccio? Basta so quello, vero? Ma che cazzo di problemi faccio io? Tra l'altro di recente è uscito No Rest for the Wicked, che sembra essere un gioco action RPG con visuale isometrica molto valido. L'ho messo, ragazzi, fra poco mi esplode il computer, madonna. Troppo peso. Troppo peso, ragazzi. Cioè, l'hanno reso pesissimo. Eppure, alla fine, è un gioco isometrico. Che cazzo c'è da caricare, alla fine? Sapete, non è che c'ho un top di gamma io, cioè... C'ho componenti, saranno di 7-8 anni fa, quasi. Quindi... Di certo non era neanche il top di gamma all'epoca. Cioè, diciamo che è un po' una via di mezzo. Sta un po' a metà. Infatti, volevo portarlo subito, però poi alla fine... Mi è girato malissimo, l'ho dovuto mettere a 720p. E non ci faceva uguale, ragazzi. Poi anche se fosse andato a 720p non si vede nulla. Oddio, ho detto glitch, madonna. Non copiarlo, Legfish. Non copiarlo, è unico. Non l'avrei neanche portato, perché Dio Cristo, non si vede nulla. Non si vede un caso. Peccato, perché comunque anche dal gameplay è tutto, c'ho meccaniche Souls-like, che a me di solito fanno cagare nell'action RPG a visuale isometrica. Però lì sembrano inserite bene, cioè averlo provato giusto 10 minuti, che già lì non ne poteva più il computer. Sembra interessante. Peccato, peccato. Speriamo che in futuro lo fixino, perché comunque ho sentito tanta gente che c'ha problemi di prestazioni su quel gioco lì. Sembra che richieda più sforzo, uno sforzo eccessivo. Blizzard, tra l'altro, quindi comunque nel dubbio ce la mettiamo. Oddio. No, però ragazzi, non posso andare avanti con la mossa a 70 precisione. Già mi ha fatto bestemmiare un sacco megacorno, figuriamoci quello che è ancora peggio. E si prende Solar Beam, si regala a Venusaur. Allora, qui io ho... Ci dovrebbe
qualcosa. Eccolo qua, 5. Via Blaine, si fa esplodere subito, eh? Non ci si pensa più. Ci do un bacio pelato qui. Ma vieni qua, madonna. Che tanto mi fanno normalizzato, però. Ma dai, ma che come fanno a resistere la potenza del Legfish, madonna? Impossibile. Troppo forte per loro. Troppo potenti. Vedete, è impossibile rimanere sotto il cap, Mi sto anche lasciando l'allenatore là indietro, quindi... Impossibile fare una run del genere col cap. Se fosse ci deve avere ovviamente i Pokémon più potenti di tutti i tempi. Dark Dragon mi ha proposto in privato Mewtwo. Facci qualcosa con Mewtwo. Ah, allora, metterlo originale nel gioco, ragazzi, è troppo potente. C'ha 680 statiste base. Dio cane. C'ha 150 d'attacco, d'attacco speciale, Dio campo. Troppo alto. L'unico modo per venirgli incontro non è nel farlo, perché altrimenti, ragazzi, fai prima usare una Lakazam, gente del genere, e poi diventa uguale a quelli. Che cazzo di differenza c'è? L'unico modo per potergli dare una possibilità in una run decente, che non sia troppo facile, è aumentare il livello dei trainer e dei nemici. Perché c'è, ragazzi, lo si può fare nel randomizer delle Kaizo Ironmon, che usano anche lì. Aumentare i livelli del 50% tutti quanti, quindi praticamente della metà del loro livello. Avremo Pokémon alla Lega che andranno verso il 90-95. Certo, questo vuol dire che a Mewtwo andrà anche più esperienza addosso, ovviamente, dopo ogni battaglia. Però con l'esperienza lenta che si trova, cercherò anche di evitare più allenatori possibili, insomma. Ora, non è che... Se me lo vuol proporre, me lo deve proporre in un commento ufficiale, però. Deve essere a disposizione di tutti, pubblico. Allora, qui io salvo. A parte qui che cazzo c'è da salvare, però giusto per la protezione della run. Siamo a 2 ore, ragazzi. Siamo quasi più o meno col tempo di Heracross. Forse un po' in anticipo. Bisogna vedere tutta la cazzo di Lega lì, perché veramente... Se ci va male rischiamo di finire nel loop, ragazzi. E di far morti a Yosa. Quindi... Dobbiamo prenderla con le pinze. Sì, sì, riduci tutto. Riduci. Madonna. Qui posso anche velocizzare, madonna di Dio. Forse Arcanine potrebbe resistere perché è molto forte, ma... Ma dai. È un grosso danno, questo. Sai, se ero anche 5 livelli sotto forse poteva resistere, ma così no. Ma è così no. Fuoco bomba, sì. La rendo acqua bomba. E poi la butto perché non mi interessa. Non ci vengo con te, madonna, fai schifo. Coglionazzo. C'ho da fare sfide epiche, mi ando a fare i giri turistici, Dio buono. Poi, scusa, io c'ho già la foca degna che devo andare a cercare sulla spiaggia, cioè. Allora, ora qui c'è da fare tutto il casino della surf, quindi cerchiamo di farlo veloce. Che tanto qua non abbiamo counter che mi vengono in mente per il momento. Certo ci sono, ma devono outspeedare l'Eggfish e devono fargli parecchio male. Allora, qui non c'è niente, ci interessa. Facciamo subito quello che c'è da fare. Per fare meno tracitto possibile. Allora, mi sembra andiamo al 4F. No, ho sbagliato, non è questo. È quello dove c'è il Magneton qui, è questo qui. Vediamo subito l'apriporta Nabbo. Già, si trova di qua. Ok. Poi si va nel 2. No, nel 2. Mi sono risbagliato di nuovo. Madonna. Nel primo. No, era nel 3 allora. Nel 3. Si fa fuori sto i. Si fa fuori sto i. Si apre Duniosa. Allora, qui possiamo approfittarne per curarci. Attenzione a questo, c'è tipo elettro, ma tanto. Vedi, ha speedato Electrode, ragazzi. Electrode c'ha 180 in velocità. Di statistica base.
30 livelli sopra. Più o meno per speedare Aerodatti dovrei essere almeno un 20 livelli sopra, per essere sicuri. Ma? Mica addosso di già. Diavano. Non ci dovrebbe fare neanche troppi danni, però, sai. Ci abbiamo due in difesa fisica di EV. Ci abbiamo, o meglio, di EV. Ci abbiamo. Che ci arriviamo lì sicuramente con tanti danni presi, perché. Oh. Cioè. Quelli che preoccupano il Gifish sono i primi tre Super 4. Il resto ce le può anche bruciare. Se le può anche mangiare tutti, capito? Sono quei primi tre che ne rompono il cazzo a lui. Mia altro. Mi avanti. Te vieni qui. Stronzo. Stronzo. Puh. Ma senti. Non credo proprio tu possa resistere. Non hai resistito Arcadio, madonna. Ma che vai faccia. Invece lui potrebbe resistere. Proviamo un po'. Ice Beam. Ora qui c'è parecchio di stacco di livello. Però sai. Ok. Devo andare a vedere le statistiche di Gyarados, perché mi possono essere utili. Mi sembra ci abbia più difesa speciale di difesa. Aiuto. Allora Gen 1. Andiamo a fondo. C'ho attacco diminuito. Allora, 540 è tanto, 95 PS, infatti quelli si sentono sempre. Attacco 125. Difesa 79. Difesa speciale 100, ragazzi, eccola là. Attacco speciale 60, velocità 81, E la difesa che basta, un parecchio rispetto alla difesa speciale. 21 punti. Però con ragionamenti che ho fatto prima, io in tutti i modi... Come ha fatto a resistere, madonna? Perché c'ho l'attacco diminuito, vedi? Oh, occhio, Guardate. Oh, guarda. Ora perdo per questa cosa. Dio buono. Beh, vedi, basta un minuto, ragazzi, Basta un secondo. Tra l'altro mi ha paralizzato col sincronismo, dio buono. Che schifo. Basta un secondo per andare a puttane, Certo. Dammi l'altro scavo di Man. Che li ficco. Forza. Sto giro non è lui che serve, è il grande Fish. Loro due sono rivali, ragazzi, Qui va curato per la paralisi più che altro. Perché. Già sono lento sfatto. Comunque, Diocane, sto emulatore proprio non ce la fa, Cioè. Scatta senza motivo. Ma ce l'ha Vulcan? Fammi controllare un secondo. No, mi sembra che non ce l'abbia. Sarebbe troppo bello per essere vero. Non ce l'ha mia, ma che? Andrà avanti con quelle merde. Ma come software? OpenGL. Ma ora mi cambia il video, forse. Fai un po' vedere. Sì, scatta un po' meno, ma scatta lo stesso. Fammi salvare, avanza mai. Fammi salvare. Perché Vulcan, ragazzi, è più ottimizzato con MD, capito? Nvidia. È fatta apposta per le schede video. E questi emulatori qui non ce l'hanno praticamente. C'hanno Direct Draw. C'hanno Direct 3D. Tutte ste merde che andavano 15 anni fa, madonna. Quindi. Infatti ho trovato di recente l'emulatore Super Nintendo, lo SNES 9X che ho sempre usato, ma su GitHub, che quindi lo sviluppano terze parti, non chi l'ha creato praticamente. L'hanno aggiornato e ci hanno ficcato le librerie Vulkan, porco dio. Ora, non è che lo SNES mi dà problemi, però è bene che ce l'abbia, dio buono. Non l'abbiano ficcata ancora qui, dio buono. Vero Giovanni, che tra l'altro mi sembra che in questa battaglia qui c'era un errore, non mi ricordo. Mi sembra che qui ci abbia l'IV a 0, mentre nella prima battaglia ce l'ha quasi a 31. C'è un errore di questo tipo, mi sembra, nel gioco originale. Però non ci possiamo fare nulla, ovviamente.
E qui possiamo andare avanti, questi... Questi ormai non ci fanno più nulla. Ciao panzone! Me le dai la Master Ball? Non me ne faccio proprio niente. Non mi serve neanche la Master Quest, madonna. Ok, la Sif si è conquistata bene. Qui non ci serve nient'altro. No, forse c'è qualche PP up, ma... Ma sì, dai, posso farne a meno. Perché tanto finché si trova l'Elisir e non le brucia tutte la Lega, come ho fatto con Heracles, salvando dopo, che quello è un casino, non lo farò mai più. Siamo a posto. Allora, Sabrina? Ok, sono in anticipo, ragazzi, è boia. Si fa Sabrina, si fa Giovanni e poi si fa il dojo. No, anzi, si fa Sabrina, il dojo e poi Giovanni, perché Giovanni sono più forti, pilota lì. Allora, anche qui si potrebbe tagliare la strada. Si taglia la strada, sì, tanto qui... Anche qui non dovrei avere problemi. 144 di difesa speciale, bello. Ma mi serve la difesa. Tyrion? No, io voglio Tyrion. Tyrion Lannister. Ok. Viel Metang, ma te non perdi mai perché non fai fuori nessuno. Ti scansi tre quarti di allenatori. Perché non arrivi in fondo ai video, non vedi la Lega, stronzo. Babuino deficiente, osti. Maledetto granchio deforme come Boba Snow. No, Boba Snow è degno, quell'altro, come cazzo si chiama? Dio cane, me lo sono scordato. Crabominable. Tra l'altro esiste davvero granchio Yeti, su cui fa riferimento a quella merda, ma è molto più bello, madonna. Molto più fiero. Naturalmente. Ma questo ci fa qui, boh. Appila al sole. Come congelarlo? Potrebbe resistere benissimo, eh. C'ha difesa speciale alta. Qui conviene a Fabo di Slam. Invece ce l'ha fatta. Bravo, Eggfish, cazzo. Calmamente, peccato che non lo impara. A parte diventa fortissimo, però sai. Non ce lo vedo neanche troppo a farlo. Allora, si è detto, si fa il dojo. Che lì ora sono più tranquillo, madonna, perché prima sai. Cioè, prima non si scherza mica in quel posto, eh. Vale, ora si fanno anche di seguito. Ok, mi scordo sempre che il ghiaccio fa normalizzare sul tipo lotta. Anche questo non è che abbia tanto senso. Cioè, in effetti sì. Ok, qui per ora siamo a posto. Via, qui non vedo difficoltà. Ci abbiamo più livelli di... Sì, Dio, ma non vi ricordate? Heracles arrivò alla Lega tipo al 62. Un livello molto basso. C'è scritto qui il tasso di esperienza? Che sai, ora che sono qua a fare il video non posso neanche perdere tempo. Dimmi, ma potevi informarti prima? Hai ragione. Difatti metti il dislike, fai prima. No, qui non c'è. Non c'è scritto? Vabbè, sti cazzi. Non vi cambia la vita saperlo. 66, eh? Via, forse a questo giro non c'era anche bisogno delle caramelle rare. Per portarlo a livello giusto per la Lega. Bisogna vedere, eh? Non è detto. Ok. Via, questo giro si piglia i tronciano a boccio. Tutti i pugni speciali, anali. Ok. Eggfish vittoria. Vittorioso. Allora, se non facesse morte la Lega, ragazzi, sarebbe una run incredibile. Perché, sai, alla fine quello è il posto più brutale per tutti quanti. Ha avuto delle morti tristi in tutto il gioco. Se non ci fossero state anche quelle, boia. Però sta di fatto che è un Pokémon che non ha bisogno di fix, ragazzi. Cioè, ve lo dico subito. Non è un Pokémon che fixeremo. Non ha bisogno di niente, ragazzi. Georaggio, tanto vedete, lo impara nel... tramite l'MT, tranquillamente. Non ha bisogno di nulla. Anzi, se lo fixi diventerebbe potentissimo e non ha senso. Ho sbagliato mossa? Bada che mi sclicca questo e che era, madonna. Mamma mia, ragazzi. Questo su un danno più succede, madonna. Visto che ci ha tolto, cazzo.
Figurati un mashup della Lega, se fa una cosa del genere. Il mashup della Lega va shottato assolutamente, così come le altre di pilota. Forza, forza, Eggfish! Io credo in te, madonna! Ce la puoi fare! Ce la puoi fare! Atsushi? Ma che cazzo nome c'hai, madonna? Se dici al contrario evochi il demonio, di buono. Ma fai un po' cala merda, mi sa. Ok. Aspetta, volevo provare a Fonosa, eh? No, mi sono abbassato. Che sa, ora il microfono non ce l'ho più sull'asta, ce l'ho... Ce l'ho appoggiato sul tavolino, quindi ci sta che non mi senta bene delle volte, perché... Perché ci doveva avere di fronte, madonna. Vero che Fish? Che testa tutte le cose tecniche. Il commento tecnico di Stalock. Come dice Napoleone. Io devo stare attento a come mi finiscono le mosse nel momento giusto, però. Via, vo' a curarmi. Ok. Io ormai il momento critico si è passato, il momento critico potrebbe essere qualcosa della via vittoria, ma nient'altro alla fine, nient'altro. Pioggia danza c'è, lo ficchiamo al posto di body slam ovviamente, e lo useremo solo una volta, o meglio due volte ragazzi, lo useremo due volte. Lo useremo due volte. Vedete, anche con l'Open GL scatta uguale, non ha senso, l'unico emulatore lo fa così. Non ha un caso di senso. Allora. Qui ho fatto fuori tutti, sì. E che fisce, qui c'è l'ultima cosa da prendere. Terremoto lo imparava anche. Però sai... Sono quasi tutti volanti alla Lega, praticamente. Terremoto? Cioè, c'ho surf, ragazzi. Terremoto fa super efficace tutti quelli che lo faccio con surf. A parte coso lì, come si chiama? Oddio, è vero. Però vedi, Gengar qui c'ha sempre levitate, cazzo. Se non ci avesse avuto levitate sarebbe fatta, Dio Cristo. Ma c'ha quello. Un abbraccio con l'evoluto, madonna. Dio bono. Tieni il clone inutile. Che in giallo era anche evoluto, se non mi sbaglio. Insomma, nelle vecchie gen, di bono. Ma qui, poverino, che poteva fare? Nulla. Si va a caso tu, alla fine del gioco? Qui vedete, se il Pokémon ha mosse migliori, se la Pokka va molto meglio. Se invece il Pokémon che resistano, mosse resistano tutti quanti, tipo Heracross... Può essere forte quanto gli pare, ma fa più fatica, capito? Fa molto più fatica di quell'altri. Ora, rivale anale. Non dovrebbe darci problemi. Ora bisogna rifare il test con Gyarados un'altra volta. Potrei fare un sub rapido, giusto per comparare. Perché tanto avrei fatto il sub normale per vederlo, quindi... Potremmo provarci. Per fare la comparazione di danno. Per vedere se resiste o no... Ok, ora siamo anche troppo alti di livello, rispetto a lui, magari. Però ci abbiamo attacco menu, ne faccio sub rapido. Sub rapido. E provo Ice Beam. Che da come penso li toglierà di più di quell'altro. Nonostante la sua difesa... Ok, nonostante la sua difesa speciale grossa. Ora vediamo quell'altra mossa, ragazzi. Vediamo Rock Slide. Quanto fa? Se sopravvive c'ho ragione io, ragazzi. Ma ci sta che non sopravviva, perché... Bada là! Hai visto? Che t'ho detto, ragazzi? Che vi ho detto? Fare Rock Slide non ha senso contro Gyarados, se c'ha una mossa così. Anche se lo fai super efficace, nonostante c'abbia la difesa speciale più aumentata. Ma anch'io c'ho l'attacco speciale più alto. Quindi, ragazzi, cioè, vedete? In situazioni del genere... Io devo ragionare in maniera totalmente diversa, capito? Hai capito, ragazzi? Hai visto? Quindi Rock Slide effettivamente
Contro l'Orelei basta, mi serve. Poi il resto no, ragazzi. Il resto posso andare, la posso anche togliere. Ci potrei ficcare banalmente terremoto per Arbok, Dio buono. Hai visto? Non ho visto che mossa mi ha fatto, però sti cazzi. Tanto ormai... Anzi, tra l'altro ci sta pure che ficchi prima Arcanine e poi Gyarados, così ce l'attacca a meno 2. Col cazzo che gli fai qualcosa. Ma sono convinto che comunque... Anche con l'attacco normalizzato non lo shottavo, ragazzi. Eh no. Hai visto, Eggfish? Ha vinto la logica di del metal in tutto questo? Hai visto come si gioca? Ora, qui potrei anche fare... Ma ce l'ho repellenti con le robacce lì? Non le uso mai. Non ce l'ho, mi sa. Senti, lo va a prendere, se no qui ci vuole un'ora. Se no ci vuole un'ora. Che già quello è un punto difficile. Forza. Tutto dentro. Grande run, cazzo. Siamo a quasi 2 ore e mezzo. Più o meno. Ok. A 69, arriverà più o meno a 71, roba del genere. Via, fatemi passare, coglionazio, sti. Non avete mai visto l'Eggfish la Lega di Canto, madonna. Tu mette? Tu mette? Sai, Doc, lo lascio lì, Lo lascio lì al suo destino. Mi raccomando, ragazzi, non ve lo ripeto più, proponetemi dei Pokémon, perché tanti non lo fanno. Uno solo, però, per video, perché se no, ragazzi, se no me ne commentate 100 e così non è giusto. Me ne commentate uno, capito? Poi scelgo il gioco, io lo scelgo in base al Pokémon, e poi, ovviamente, do priorità a chi dona prima. Allora, qui c'era Dragartigli, mi pare, non mi serve di certo. È una caramella rara, Allora, qui... Qui mi resisteranno sicuramente, quindi... No. Qui si può fare questo. Peccato per l'MT, da... Cioè, per l'MT. Per i PP da avere giusti. Che sai, qui li finisci facile, Sì, è finito. E lo riuso. Raticate... Ise. Qui resisterà sicuramente. No, Critio, grande Eggfish, non ne frega un cazzo a lui di sta gente. Ne frega proprio un cazzo. E c'ho Charizard della merda. Ovviamente lui mi fa più danno a questo, li fa 4 volte, Ivano. A parte Surf c'ha 95. 180 toglie. Eh sì, 4 volte. 7, 14, 21, 28, però neanche troppo. Neanche troppo diverso, Toglierebbe... con lo stab surf toglierebbe 100... si avvicina quasi, Al per 4, madonna. Si avvicina quasi al per 4, qui... Oddio! Ma 40 ha tolto! Ed è mashup, ragazzi, avete visto? Cosa vuol dire? Che questa gente devo shottare, madonna! Cioè... Ci ho provato per non sprecare PP, ma vedi, sono sempre azzardi periolosi, Ma che schifo! Mamma mia, ragazzi! Aiuto, Se ci scala addosso! La morte è dietro l'angolo, e io l'abbraccio. Fammi usare tutti gli spray. La vedo più fattibile di quella di Heracross alla Lega, sinceramente.
ma neanche troppo diverso. L'unico suo problema è la speed che mi preoccupa, poi per il resto se la può cavare, perché comunque resiste meglio. L'importante è che non subisca mosse super efficaci e che non li facciano cose pericolose nell'attacco, cioè nella difesa fisica, capito? Hai capito? Oddio, un altro Eggfish, facciamo il test. Potrei anche fallire. Vabbè, qui se lo facevo fuori c'era dei problemi, però. Perché c'è troppo livello di distacco. Ok. Molto bene, siamo quasi a capolinea. Così almeno mi viene una run di 4 ore, madonna, che distruttiva. Poveri seguaci, madonna, costretto a vedersi 4 ore di solo run, di solo challenge. Dovette invece di 20 episodi, madonna, da 10 minuti. Ma di del Metang, Leo se le fa a modo, madonna. E il rito di iniziazione, se passate queste osse, ragazzi, siete illuminati. Ho sbagliato, meno male pare se si conosce. Forse poteva avere Giga Drain, a parte non so se lo impara. Allora, qui occhio perché questo c'ha tanta difesa fisica. E non posso fargli di meglio. Bah, con questi curano tutto fuoco, madonna. Ci sta che tolga più con questo, però. Già è vero, lui c'ha Water Assorb, aiuto. L'erroraccio? L'erroraccio? Critico? Eggfish, va, ma resistono, madonna. Fallo vedere te come si gioca a questi stronzi. Oh, ma guarda te che come cazzo resistono bene, eh. Madonna, ragazzi. Hai visto? Non si scherza, qui. Questo esiste sicuramente. Proviamo a poi realizzarlo, madonna. Questo almeno un terzo ci rimane, infatti. Rain Dance. Oh, mi favorisci, Grazie, stupido. Grazie mille, imbecille. Cade il tappino e non lo vedo. Eccolo qui. Colby, vaffanculo. Sono messo male, un po'. Mi sa che qui la meglio è andare subito a curarmi. Ok, lasciamo perdere sta gente. Anche questi dopo si fanno fuori. Qui c'è il tutto di sdoppiatore. Mi si mette quello. Oddio, siamo arrivati. Dio Cristo. Mi ha fatto morire da ridere la palestra di Starmi. Non ha senso la palestra lì, con quello che è successo. Dove siamo morti poi non me lo ricordo. Da Surge? No, da Surge no. Siamo morti un'altra volta, non mi ricordo dove. Forse da Surge proprio, eh. Allora, intanto depositiamo tutti questi rimasti. No, via, indietro non ci torno, ragazzi. Non ci torno. Allora, Body Slam per il momento me lo lascio, almeno al primo trainer. Intanto facciamo il boost dei pippi. Il boost dei pippi. Allora, io lo metterei Rock Slide, tanto effettivamente mi serve solo controllore lei, Dio Cristo. Si spera che basti, perché comunque c'è gente tosta lì. Lo metterei ad Ice Beam. Eh sì. Tanto Seth ce l'ha già tanti. Sì, si mettono tutte e due ad Ice Beam e via. Va a 14, se non mi sbaglio. Esatto. Che comunque conviene spammare quello al posto di Seth, ovviamente, perché congela anche, quindi. Allora, depositiamo tutti gli scarsi. Quanto sta l'Eggfish?
Oddio, sta salendo di livello, la donna. Facciamo il fa, poverino. Si fa, si porta al naturale. Vediamo se ce la può fare senza caramelle. È un grande rischio, ragazzi. Per me almeno a 75 ci deve andare. Almeno lì, ragazzi, ci deve stare. Ok. Ne abbiamo viste le statistiche. 72. Potrebbe andare, dai. Ricordiamoci c'è rapido artiglio comunque, eh? Anche quello. Però avete visto dalla via vittoria? Uno shot a 100 al 40 avete visto delle volte? Con le mosse fisiche ovviamente, perché sai, sono mosse scarse, cioè scarse no, ma non c'ho lo stab. Fammi rivedere se c'ho tutto. Rain Dance. Tra l'altro Closter non può fare neanche grandine della merda, perché... perché si resiste tutto a questo giro. Sono immune a tutto. Oh, il momento della verità, ragazzi, eh. È qui che si decide tutto. È qui se si decide... che si decide tutto. Via. La roba che ricura pipì c'è, eh? Di solito la prendo sempre. Sì, etere. Sì, c'è qualcosa, dai. Qualcosa c'è. Max etere, io voglia. Voglia te. Via, ragazzi. Qui bisogna spammare roccio... quell'affare lì. Non abbiamo altri modi qua. Volendo si potrebbe spammare anche Body Slam, ma non ha la stessa efficacia. Body Slam forse solo contro Slowbro. Almeno si paralizza. Che rompe troppo il cazzo. Lui si può aumentare tutte e due le difese, madonna. Dugong, cosa puoi farci? Guarda, questa è la battaglia più epica della storia dei videogiochi tra due Eggfish, madonna. E ora qui fallisco. No. 20 livelli sopra. Vedi, ragazzi, occhio, eh. Ha flinciato, c'è anche questa ossa, però. Grande flinch questo. Però vedi, si curano, è vero. È vero. Mi scordo sempre che si curano e io no. Paralizzalo. Ok. Allora, qui se sommo lo faccio fuori. Oddio. Se comincia a flinciare, ragazzi, tanta roba, eh. Quanto ci abbiamo? Il 20%, mi sembra. No, il 30. 30%, eh. Eccolo, Cloyster della merda. Allora, cosa può fare questo? Protezione, grandine, gelo raggio. E poi che cazzo c'ha? Surf, forse. Ma nulla di meglio, penso. Comunque... Rock Slide, secondo me, metà vita, un terzo di vita li lascia. Non di più, ragazzi. Non di più. Vedi? Metà vita. Madonna, dite il metal veggente, Dio Cristo. Oh, intelligente, eh? Spikes, eh? Intelligente, eh? Madonna. Basta, danno mi consente anche di non farti curare, madonna. Visto? Dite il metal veggente. L'ho detto, ragazzi, in Italia poco. L'ho detto. Il problema grosso è lui, ragazzi. È lui il problema grosso. E anche l'Apras, ovviamente. Ma almeno lui il super efficace lo facciamo. Guarda, si toglie un terzo. Allora. Toglie abbastanza, comunque. Ci ha tolto più di 20 e passa. Toglie tanto, ragazzi, eh. Cioè, non sembra, ma... non posso resistere troppi turni. Ora lui si curerà, sicuramente. Si curerà sicuramente... Allora, devo vedere velocemente le statistiche di Slowbro, perché forse posso fare una ossa intelligente. No, non posso fare una ossa intelligente. Volevo fare surf e qualcosa, ma li tolgo molto meno. Sicuramente non è che c'è un buco in difesa speciale, quindi lasciamo fa. Si curerà. Oh, non si cura. Fallo fuori, mi raccomando. No. Oddio, ma che danno era quello? Un danno piccolissimo, madonna. Che cazzo è successo? Vabbè, l'importante è che lo faccia fuori. Oddio. Schifoso. Jinx della merda, eh. Ora qui non devo far lì, che questo ci addormenta, rompe cazzo. Se non mi sbaglio c'è anche l'ultimo canto questa puttana qui, eh. Se non mi sbaglio. Madonna. Allora, è rimasto Lapras, l'ultimo sparacchio di Stalock. Io devo ritentare Rock Slide, eh. Metà vita? Di più, leggermente di più.
Ha flinciato! Grand Eggfish alla sicura. Sicura. Dovrei farlo fuori, comunque. Grand Eggfish, cazzo! Se va così è tanta roba. Grande! Ok. Ci ha dato molti meno problemi di quello che pensavo, ragazzi. Meno male. Ma perché non ha curato il slobro non lo so. Ma andiamo avanti. Stupida idiota, madonna. Ma andiamo avanti. E perché qui, ragazzi, si soffre, eh? Allora, ci beccheremo un danno grosso, eh? Perché il problema è questo. Tutti ci hanno mosse lotta tranne Onix. Onix però ci ha mosse roccia. Onix però c'ha poco attacco, ragazzi. C'ha 35 d'attacco. Non dovrebbe farci troppo male. Ma ci fa... E per me almeno metà vita ce la toglie da quella che abbiamo adesso. Sperando che ci faccia flinciare. Forse sono più veloci noi sicuramente. Però io contro di Onix devo settare pioggia danza. Sperando che mi regga i turni. Contro 5 turni dovrebbe bastare. Contro Machamp. Perché Machamp va shottato con attacco, ragazzi. Ci vuole almeno pioggia danza sotto di lui. E lui sicuramente lo mette... No, lui lo metterà dopo il primo Onix, sicuramente. Quindi niente, qui bisogna ficcarlo subito. Tanto Body Slam non mi serve più adesso. Rock Slide nemmeno, volendo. Però Rock Slide è più utile, eh. Rock Slide è più utile. Anche se toglie meno. Vedete, giocare senza cure, ragazzi, ti distrugge completamente, cioè ti consente totalmente di cambiare tutte le strategie possibili per cercare di far avanti questi Pokémon. Devi farlo anche così. Poi anche per il discorso delle MT limitate di Bono è un casino fare queste strategie. Ok, ora speriamo ci faccia il critico, speriamo fallisca, insomma qualcosa. L'ossa forse è peggiore che può fare, ridurci la velocità, ragazzi. Se ci riduce la velocità è finita, Dio Cristo. È finita per l'Eggfish. Eh sì. Perché poi magari è capace, lo fa fuori uguale Machamp, eh. Però non è la certezza, capito? Non è la certezza. Io potrei controllare anche la statistica base di difesa speciale, ma mi sembra che almeno 70 ce le dovrebbe avere. Una cosa del genere. E comunque, oh, stossi qui vanno controllate, perché sennò... Sennò qua si inabizza. D'altronde a memoria tutto è impossibile ricordarselo. Allora, lo trovo, è qui in lista. Dove cazzo è, Dio cane, era qui. Oh, ho saltato. Eccolo qua. 85, ancora più alto, madonna. Tanto ce l'ha più alta della difesa fisica? Ah, mi ricordavo l'inverso. E 90 PS, allora resiste, ragazzi, Senza pioggia danza resiste per forza. Ci sta che resiste anche con pioggia danza, tra l'altro. Io tento il rischio, ragazzi, Sta a vedere, ora fa Sandstorm della merda, Madonna. Ti immagini? Che troll. Non fare cazzate, Roccio tomba? Porca troia, io mi ricordavo... Vaffanculo, non ha tolto una sega, il briao di merda. Ma? No, mi ricordavo c'aveva Rock Slide, Rock Tomb è ancora peggio, ragazzi, porca troia. Niente, via. Comunque c'ha 55 velocità, Dio cane. Io c'ho 70? No, c'ho 65, quindi a prescindere l'hot speed, ragazzi. A meno che non sia... E vessato in velocità quel Machamp lì. Ma ne dubito, madonna. Bisogna essere degli stronzi, fa una cosa del genere. Ora qui, tanto reshot. C'è problema. Brick Break è più veloce? Oddio! Oddio! Ha resistito bene, dai, madonna. Merda, scusa, ma Hitmon lì quanta velocità c'ha? Sicuramente più di Machamp. Cazzo. Oh, guarda, non lo sta mandando, pezzo di merda. Eccolo qua. L'ultimo turno della pioggia, mi sembra. M'ha fatto fuori. Oh, sono più veloce, meno male. Agatha, forse ci va fuori Agatha, però. Ok, mortal. Via, ora è in discesa. Ora è abbastanza in discesa, Spoddy. The rain stopped. Vaffanculo, vai.
ci ha fatto cagare un botto addosso. Ma Hitmonlee quanta velocità c'ha? Sicuramente più dell'Eggfish. Allora, Hitmonlee in fondo. Quanto ci avrà? 100? Ma che? 87. Boia. Quindi vedi, con meno 1 di velocità si è sentito subito, eh. Dio, vanno. Ora, il problema è che c'è Gengar Opener. Gengar Opener, lo farò fuori. Guardiamo la difesa speciale. Perché i Gengar lì sono degli sparacchi incredibili, madonna. Perché quello spamma la precisione, ma quell'altri spammano maledizione, confusione, cioè tutte le cose che rompono il cazzo all'Eggfish. Qui devo controllare bene, perché voglio cercare ovviamente di non far morti. Sarebbe fighissimo se lo facesse subito fuori la lega, capito? Senza riprovarci 100 volte. Allora, Gengar 75 di difesa speciale. Oh, ce l'ha più Machamp, eh. Quindi ci sta che lo faccia fuori. Poi 60 DPS. Secondo me lo fa fuori anche senza, anche senza pioggia danza, perché comunque gli farebbe perdere un turno, è troppo rischioso. Magari lo fa, ecco, la faccio contro Golbat. A parte no, Golbat confonde. Pezzi merda. No, qui non posso sprecare turni con nessuno, ragazzi, qui. Via, proviamoci. Magari leggono la kill e tentano di fare dei danni, ma sapete che vogliono fare. Oddio, non ho messo terremoto a, non ho messo terremoto. Però dai, Arbok penso di farlo fuori, madonna. Non è un granché Arbok. A parte è vero, c'hanno anche livelli più alti qui, C'hanno livelli più alti. Troppo rischioso, ragazzi. Troppo rischioso. Ice Beam, via. Tentiamo la sorte. Tentiamo la sorte. Bello! L'ha fatto fuori, cazzo! Ercos non ce la faceva, madonna. Grande! Oh, c'ha mia l'attacco fisico di Heracross, eh. Tio buono. Qui si gode. Via, fuori a cazzo. Arbok. Beh, ti farò fuori anche te a questo giro, dai. Lui fa fango bomba sicuramente, quindi potrebbe avvelenarci e rompe il cazzo se succede. Sta cosa qui distrugge la run. Un PS. Hai visto? Non ci ha avvelenato, ragazzi. Ma guarda te che roba, ragazzi. Ma guarda te che roba. Questa è un'occasione interessante, Per far pioggia danza e andate in culo, madonna. Ma tu lo metti che ora faccio fuori anche il tuo amico? Che anche più forte forse potrà resistere. Ma guarda te un PS, ragazzi. Oh, se l'Eggfish vince ora, si sboccia di buono, perché non c'ha più nulla. Non c'ha più nulla. Vedi, la cura ti ha distrutto, madonna. Mi ha dato solo più garanzie, coglioni. Tu mette? Andiamo avanti. Perché comunque, a parte Aerodatti, che ho dei dubbi, ma. Ma qui le faccio fuori tutti. Ah, già, c'è. Oh, cazzo, c'è Gyarados della merda, però. Me lo scordo sempre. Minchia, mi sa che ci fa fuori lui, eh. Vedi, qui sarebbe da ficca Blizzard, eh. Sficca Blizzard a posto di Rock Slide solo per Gyarados, madonna. Si mette tutto addosso all'RNG, dio cane. Per un solo Pokémon, madonna. Anzi, due, perché appare due volte. Che tanto Rock Slide. Ma che è? L'Eggfish è ridotto di pitch. Sì, ragazzi. 120 comunque si fa sentire la differenza, Ma 70 di precisione, madonna. Mi fa schifo. Ma è l'unico modo per sopravvivere, dio buono, la bufera. È l'unico modo per sopravvivere. E andrà fatto anche contro l'altro Gyarados. Va azzeccato due volte, ragazzi. Poi forse si riesce poi a non prendere più danni. Madonna. Madonna, ragazzi. Ma guardate che bisogna fare, madonna. Pezzi merda del cazzo lì di Hitmonlee che mi ha fatto un male cane, madonna. Allora, secondo me anche Sbin potrebbe farlo fuori, ma, non, ma comunque è un 540, lo sappiamo bene, ragazzi. Vai! Grande Eggfish. Allora, se non lo fa fuori, ragazzi, vuol dire che
Vuol dire che non ce la facciamo, se no. Boia! Che culo, ragazzi! Che cazzo è successo? Hai visto? L'ho fatto fuori neanche con Blizzard, Dio cane! Dio cane! Ma che danno si è chiappato, ragazzi! Però l'ha congelato! Qui... Allora, due turni da Esbim lo faccio fuori! Mamma mia, ragazzi! Che preoccupazione! Neanche quello? E allora il prossimo garrito non riesco a farlo fuori, ragazzi! Devo fare un critico per forza! Mamma mia, ma quanto siete rotti, Dio Cristo! Bah, il critico, ma non qui! Dopo lo devo fare, a quell'altro Gyarados! Eggfish, dai, sali di livello, ti serve! Serve per forza, eccoci qua! Lui sa cosa fa, qui! Lui sa cosa fare! È più veloce! Porco Dio! Lo sapevo io, ragazzi! Hai visto? Hai visto? Lo sparacchio è uscito fuori. Bisogna salire per forza di livello. Non si supera questo pezzo, ragazzi. Hai visto? Ma vaffanculo, guarda. Allora, se ci aveva fatto danno Hitmon lì, si resisteva, ragazzi. Si poteva far fuori tranquillamente. Ha outspeedato, Quindi, vedi? Serviva più livelli, come avevo detto prima, ragazzi. Una morte alla Lega. E qui, ragazzi, risetto, perché se no perdo l'MT, perdo tutto. Col cazzo. Se no si può proprio più fare sta cosa, madonna. Ora si prova a fare anche una cosa diversa, si prova a mettere il terremoto, insomma, si prova a fare una cosa un po' diversa. Allora, intanto Eggfish ti chiappi. Ti chiappi. Almeno... almeno al 76 ci si porta. Che comunque vedete, c'ho le statiste, insomma, non sono neanche troppo forti, diciamo, quindi... vaffanculo, Stava andando benissimo, madonna. Ora speriamo riesca a far fuori Machamp. Speriamo riesca a far fuori Machamp. Ho fatto il test apposta di Rock Slide, perché con quelli dicevano, ma di del Metang, dovevi fare Rock Slide... Gyarados. Va. 10 livelli. Già prima ce la faceva a farlo fuori, figurati ora, che sono anche più alti di livello. Si è avuto anche parecchio culo con quella lega lì, peccato. Allora, io ho fatto tutto qua. Sì. 10 riproviamo, facciamo le stesse tattiche. Facciamo le stesse tattiche. Bravo! Lui totalmente furbo, madonna. Totalmente furbo. Grande la paralisi qua. Allora, lui fa punto della merda. Metà vita, mi tolgo, quindi lo facciamo. L'ho flinciato. Ho tolto leggermente di più di prima, però. Quindi vedete, c'è sempre l'intervallo di danno, lo sappiamo bene. Allora, lui... Body slam, paralizzalo, madonna. Rompi i coglioni. Bravo, cazzo. Eggfish capisce. Samenta l'ossa sbagliata. Bravissimo. Surf? Ci ha tolto leggermente meno di prima. E non lo cura. Meno male. Ok, Jinx al demonio. E poi Lapras. Ma non sta mai fallendo, Un critio? No. Dio. Un altro flinch? Ma che ha scriptato, ragazzi? L'ha fatto anche prima, madonna. Ok. Grande Eggfish, ce l'ha fatta. Hanno chiappato danni qui. Vedi? Prima mi hanno fatto già più danni prima. Ora, ragazzi. Ora. Io provo a fare Machamp senza... Oddio. Potrei ficcare Sbim subito volendo, E la rischio di nuovo? No, che Sbim? Blizzard. Tanto Rock Slide non mi serve. No, Body Slam. Body Slam contro Gyarados? No, non di certo. Più avanti le mosse fisiche non mi servono, mi diminuisco in tutto. Ma sì, va, si fa così. Si tenta il rischio contro
contro quello e non si usa più già d'avanza questo giro. Si tenta il rischio, via. Mi rompe il cazzo, sta su queste mosse qua, ma vedete, qui c'è poco modo, di... Se no qui perdi il turno, ti riduce la velocità, mi fanno danno e a me e la vita mi serve. Perché sicuramente Aerodattyl mi ha speed anche adesso. Quindi qui... Qui devo fare questo, via. Madonna, ma come fanno a resistere? Vedi, resiste già lui, madonna, Resiste già lui, capito? Hai capito che torelli sono questi? Tu non c'ha quanto cazzo vuoi che c'abbia di difesa speciale, madonna. Mi fanno paura sti Pokémon. Mi fate paura, madonna. Quindi vedi, qui pioggia danza è quasi obbligatorio, madonna, Eh sì, vada lì. Ok, c'ho leggermente più vita di prima, Bastardi, ma dio cane. Allora, lo farò fuori? Comunque si sta congelando molto spesso, meno male, madonna. C'ho le RNG favorevole ogni tanto. Vorrebbe dire dio merda, però vedete, ci è andata male uguale che ci hanno attaccato, Qui proviamo terremoto, anche se mi sa che tolgo di più con altre robe, però vabbè. Vediamo, facciamo giusto il test contro Arbok per vedere se riesce a farlo fuori. A parte no, Arbok ci riduce l'attacco, madonna. È vero, ma là non serve proprio a niente. Anzi, mi metto pioggia danza per emergenza, vai. Si sa mai. Magari capita gente in Ibiza, allora... Via questo e si mette Rock Slide. Oddio. Vedete, siamo sempre sul margine. Ovviamente potevo portarlo a 85 e magari si faceva agilmente, ma non voglio neanche overlivellare troppo. Poi ovviamente, se si vede che non ce la fa lo stesso, bisogna salire di livello, ragazzi. Assolutamente. Siamo a 3 ore, Madonna. Siamo a 3 ore. Ishebeam. Ok. Mi devo ricordare che sono più alto di livello di prima comunque. Leggermente, ma. Un minimo la differenza la fa. Un minimo, madonna. Un minimo. Però io Arbok non l'ho fatto fuori nonostante pioggia danza, mi sa. Quindi anche Boro non cambierà proprio nulla alla fine. Sbora. Però la faccio lo stesso. Perché te mi puoi avvelenare. Eccoci qua! Te mi puoi avvelenare, dio cane. Cioè, anche il 30% è anche altino. Fa il critico. Dio boia. Via, si è perso. Arrivederci, Eggfish. Arrivederci. Che poi non reggi quelli dopo. Madonna. Vedi perché mi fa cagare sta mossa a me? Porco dio, porco. È quello, ragazzi. Vedi, momenti giusti ti fanno fuori. Ok, ce la fa uguale. Ok. Meno male. Vedi. Sapello, porco dio. Allora, sono salito di livello, forse a questo giro Gyarados lo faccio fuori. Forse. Etere! Sì, tanto è solo questa che viene ridotta. Dai, diamola anche a qualcos'altro. Tipo questo. Vai! Qui dubito di poter andare avanti, Sono messi male adesso. Sono partiti bene, ma ora è un casino. Perché c'è da reggere anche un altro Gyarados, cazzo. C'è da reggere anche Aerodattyl, probabilmente. Se non so speed ancora Aerodattyl, bisogna salire ancora di livello. Se no non si può superare a sto punto. Ovviamente, Eggfish, ovviamente. Blizzardone. E si sbaglia nel momento giusto. Ok, meno male non ha bizzato perché non ci fa fuori. Madonna.
Meno male l'ha bizzato. Però l'altro Gyarados non so se... se... Ah, vedi, vedi? Non ci ha fatto fallo fuori uguale. Via. Via, qui bisogna salire ancora di livello. Non c'è verso. Ma guarda te ragazzi, la Lega deve essere sempre così, eh. Non ci sta, Dio cane. Deve andare a 100 livelli sopra. Madonna, queste regole qua. Almeno ve ne rendete conto, Dio buono. Portiamola all'80. Non ce la fa lo stesso, avete visto? All'80 si porta, dai. All'80. Già, tra l'altro si potrebbe mettere subito terremoto volendo, eh. Però tanto si è visto. No, lo metto subito, si prova. Lo metto subito. Via, terzo tentativo. Porco Dios. Vediamo se resiste Dewgong. Cazzo, ci abbiamo 4 livelli più di prima, eh. Nel critio. Madonna, quando c'ho da capire le ossa non posso. Vediamo Cloyster. Su di lui cambia poco perché è molto resistente, però. Vedete, il danno è quello, eh. Non è che cambia tanto, ragazzi, eh. Capito? Il danno è quello. E qui mi fa sprecare pipì, bastardo. Non l'ha curato, eh. Come mai? Comunque tolgo più di prima, almeno. Almeno a questo sparacchio qui. Leggermente. Vai, facciamo sprecare la cura a questo scemo. Oh, ci addormenta? Merda. Ok. Spammo spammi e basta. Ok, stupido. Spammo spammi e basta. Ah già, c'ha queste ossa. Non posso perdere troppi turni. Un PS. I jeans penso faccia fuori uguale, ok? Merda. Spammano? Hanno chiappato tutti di spam adesso. Oh merda. Vedi, non è mai successo finora. Oddio, la paralisi? Oddio, fallo fuori! Grande Eggfish, cazzo! Ha capito la gravità della situazione. Madonna. Ha capito la gravità della situation. C'è troppi sparacchi che ci danneggiano tutto il proseguimento. Il problema è quello, ragazzi. Non c'è altri problemi, solo quello. È solo quello il problema. Tolgo Rock Slide. Ma sì, tanto contro Arbok non posso fare quella mossa lì. Quindi posso provare anche questo. Me lo metto qui. Me lo metto subito. Questo strozzo riducesse la velocità, madonna. Io lo spammavo qui Rain Dance. Con quell'atti non posso, mi tolgano troppo. Forse Hitmonchan. Sicuramente più debole di Hitmon lì. Però anche lui potrebbe avere Brick Break, capito? Non è che cambi tanto. Dammelo chiappo uguale. Io sono sempre sicuro di non far fuori Machamp. Ora si prova senza bustacci, senza fare altre ose. Ha messo prima lui. Che comunque se va male potrebbe fare tono più uno paralisi, eh. Cioè, non sembra, ma... Mi brutalizza. Ma già è vero, anche loro resistevano però, eh. Ora però sono salito di livello. Un minimo si vede. Allora, se resistevano loro... Tumon lì... No, qui devo fare questo, via, non c'è altro modo. Oh, eccoci qua! Perso! Bah, ancora peggio, madonna. Ora attacca lui. Ah, no, meno male. Dio cane, sono fra poco 40 livelli sopra. Vorrei vedere, madonna. Onyx è più veloce, mi fa fuori lui.
Vedi, questo non c'aveva neanche mosse roccia di buono. Fanculo. Ma vaffanculo. Non mi sono curato da pippi, vabbè. Vai, Ishibeam. E uno. Sono amico Briao. E due. Con salito di livello. Questo pezzo di merda tutte le volte. Ok. Non è detto che lo faccia fuori normalmente, però. Se abbia avuto culo di danno. Allora, lui si è visto, lo fa fuori. Ok. Almeno qui non mi busto, capito? Non perdo turni. Mi servono PS per quelli dopo, madonna. Ok. Risiamo al punto a capo. Allora. Curiamo Blizzard, che tanto sicuramente lo fallisce. Ishibeam. Surf e Blizzardone. Allora, se non fa cazzate qua, si può vincere. Il problema è Gyarados e Aerodactyl, eh? Perché se anche Aerodactyl si mantasse le statistiche, ragazzi, non è detto che... A parte, dai, lo faccio fuori. Aerodactyl c'ha un po' resistenze. Dipende quanto ci può togliere. Con... A parte c'ha forza antica, ho visto. Perché se ci avesse frana sarebbe un problema per il flinch, eh. Flinch di merda! Allora, qui se fallisco non dovrebbe essere una tragedia adesso. Perché ce l'ho PS per resiste, madonna. Prima non ce l'avevo, capito? Qui volendo... Si potrebbe fare due S-Beam per andare sul sicuro. Ma io voglio rischiare. Dio cane, lo farò fuori Eggfish adesso? E Dio cane, cioè... Ma voglio dire... Ma che cazzo devo fare? Il patto col demonio fa fuori sta gente? Cioè... Allora, sarò più veloce? Sì, quindi vedi, era questione di pochi livelli, ragazzi. Mamma mia, quanto è pericoloso sto Pokémon. Ma non c'è anche Crobat alla Lega, se no va. Quello non lo sfida nessuno, insieme a lui. Ok. Quest'altro, guarda, che ci fa? L'aperitivo ci fa, diabano. Fuori a cazzo, anche te, madonna. Se ci stai a lui ci sbuttavi sotto al convento. Ok, vedi, la questione di livelli, cazzo. Allora, Pidgeot spamma la precisione, ma a parte qui non mi serve neanche Rain Dance. Anzi, forse favorisce anche Gyarados volendo. Ma qui non dovrebbe avere problemi, ragazzi. È proprio zero problemi. È quello forse più facile, penso. Stai a vedere, eh? Dipende tutto dal Gyarados che si trova. Chiosco, un abbraccio! Siamo di nuovo qui, la seconda solo challenge. Allora... Te ti faccio fuori! Già! Non c'ho mosse fisiche per... Ma merda, non c'ho mosse fisiche per... Per la Kazam! Fa fuori lui? A parte potrebbe far calmamente e basta. Credo faccia altro. Raidon, poverino, non se ne parla. Meno male c'è anche gente tipo Esta, di buono. Io l'avrei messa a Bro... Ah sì, a Brock, a Bruno comunque. Cioè, che ci fa con due... Con due Onix, di buono. Stupido coglione. Venusaur, lui prova il tutto per tutto. Allora... Forse può resiste. Lui è quello con più alto livello alla Lega, tra l'altro. 63. Ok. Ma è un grosso danno, zio, eh. Dio buono. Insomma, va bene che attacco sempre normalizzato, ma quando è super efficace è di cappotto, madonna. Allora, io lo rifaccio, ma lui ci sta che resista benissimo. Però c'è anche bassi PS, ma che fa fanculo. Il problema è sempre lui. Si fa il test con S-Beam, vediamo il danno.
Sicuramente non lo fa fuori. Possibile. E fa il critico. Il gioco mi fa, non mi fa fare le stime, madonna. Mi sembra anche per le run successive, Dio buono. Non mi fa fare le stime. Qui c'è Arcadio, questo è sempre pericoloso. Surf, cazzo. Extreme speed, minchia, è vero, c'è anche sta roba. Ti immagini arrivarci a vita rossa? Allora non potevo vincere neanche prima. Sì, va. Col critico ci secca fra un po'. Non si poteva vincere neanche prima, ci faceva quello, ci faceva fuori. Ok, Legfish ha vinto, cazzo. È arrivato fino qui. Ha mangiato tutti. C'è sempre la lega rompipalle, ma ormai si sa che è quasi impossibile farci una run andando avanti senza morire e senza morire, appunto. Dio buono. Però 5 morti, di cui 3 a inizio gioco, madonna. E 2 alla lega. Si è comportato estremamente meglio di Heracross. Heracross ne ha fatte 9, madonna. Grande Eggfish. Sono contento di questo risultato. Ci sta, ragazzi. Via via, esci da coglioni, lo vogliamo vedere. A volume alto. Sento me frizza l'audio, ma che è? Come sopra in giù. La potenza Legfish, madonna. Ma tu veramente? Ok, 10 ore e 50. Allora, ragazzi, ufficializzo la run del Vi perché ha donato un euro in una diretta e ha proposto Scyther, Scizor, tutte e due. E quella la facciamo su Cristallo. Quindi la prossima run sarà quella, ragazzi. Poi dopo ci sono altre richieste, ho visto nei commenti qua e là. Ora, finché mi dona nessuno per dare la priorità alle donazioni, e farò quelle poi. Vediamo un po'. Quindi proponetene il più possibile, ragazzi. Ora, non tutti in un video, ma tenetevele pronte per ogni episodio della Solo Challenge che uscirà, così almeno le dite lì sopra. Fatemi sapere se vi è piaciuta la run, fatemi sapere se vi piacciono queste Solo Challenge che sto facendo, insomma, stesse cose. Lasciate like, vi ricordo che siamo... cioè che sono sempre in diretta in multi streaming, quindi in due parti nello stesso momento, in due siti nello stesso momento, YouTube e Twitch. Quindi quando andate live su YouTube e anche su Twitch, il nick di Del Metal tutto attaccato tranquillamente, insomma è sempre lo stesso Twitch, ce l'ho sempre. E quindi nulla, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima Solo Challenge, madonna, o comunque ai prossimi video, perché vedete, queste run me le voglio lasciare come video inediti proprio, che non siano live, eccetera. Quindi avete un motivo anche per guardarle. Ciao ragazzi, ciao.